Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi inizia un'altra rubrica del giovedì, le chiamiamo così su questo canale, in cui parleremo di legge dell'attrazione. Ne parleremo in pratica e vedremo insieme un po' di esercizi affinché potremo mettere noi in pratica questa legge a nostro uso e consumo e vantaggio, ovviamente. Se siete curiosi di sapere quali sono questi esercizi e di conoscere un po' meglio la legge dell'attrazione, di cui tanto si parla, ma ci sono tanti misunderstanding, tanta confusione intorno a questa legge, se volete saperne un pochettino di più, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. Nella meno rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ok, ben arrivati, bentornati, benvenuti. Oggi parte finalmente questa nuova rubrica del giovedì. Spiego per chi non è della community di LR Channel o per chi si è appena insomma iscritto: ogni giovedì alle 7 del mattino viene pubblicato un video dedicato a quello che è la crescita interiore, la bellezza interiore. Perché? Perché LR Channel è un canale che si occupa di bellezza a 360 gradi. Per me è importantissimo coltivare non solo l'aspetto esteriore, quindi la macchina biologica, le situazioni, la vita, le relazioni affettive, di amicizia, d'amore, familiari, eccetera, eccetera, ma è molto importante anche coltivare quella che è la mia bellezza interiore, vale a dire essere sempre felice di ciò che sta avvenendo dentro di me, o comunque essere sempre sulla via del miglioramento, ecco, riuscire a migliorarmi ogni volta che mi guardo allo specchio e riuscire a trovarmi migliorata ogni volta che mi guardo allo specchio. Ovviamente ci sono tante e tante tematiche che girano attorno a questa tematica principale della crescita interiore, della bellezza interiore, e una di queste tematiche molto chiacchierata soprattutto in questo periodo è legata alla legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione è una legge molto semplice ed è una legge come tutte le altre leggi, per cui funziona che voi ci crediate o no, però è una legge molto fraintesa, perché si pensa che, appunto, dato che funziona anche se ci credete e anche se non ci credete, anche se voi non ci credete vi dovrebbero succedere solo cose belle. In realtà non è proprio così, c'è un grandissimo misunderstanding nei confronti di questa legge, e durante questa rubrica andremo proprio ad affrontarlo, vedendo anche insieme quali sono gli esercizi per far sì che questa legge possa essere utilizzata a nostro uso e consumo. Vi faccio un esempio, io faccio sempre l'esempio della legge di gravità perché è quella più facile da capire. Ovviamente la legge di gravità dice che c'è una forza che attira qualsiasi tipo di cosa, quindi che abbia una massa, la tira verso il centro della Terra. Per cui se voi molto banalmente prendete una pallina e la mollate, fate così, scusate, fate tac, non so, vi faccio vedere con questa molletta, se io la lascio cadere, cadrà. Ok, la legge di gravità dice questo perché c'è una forza che attira qualsiasi cosa abbia una massa verso il centro della Terra. La legge di attrazione cosa dice? Dice che qualsiasi sia l'energia che voi coltivate dentro di voi, ne attrarrete altra. Noi attraiamo tutto ciò su cui siamo focalizzati. Vale a dire che se noi siamo focalizzati su cose positive, attraiamo cose positive. Se noi siamo focalizzati su cose negative, attrarremo cose negative. Quindi, sia che ci crediamo, sia che non ci crediamo. Quindi, se non ci crediamo, ma siamo focalizzati su cose positive, attrarremo cose positive inconsapevolmente. Se siamo focalizzati su cose negative, attrarremo cose negative inconsapevolmente. Se invece siamo consapevoli di come funziona questa legge e addirittura magari capiamo come utilizzarla a nostro vantaggio, potremmo focalizzarci esattamente su quello che noi vogliamo attirare nella nostra vita. Questa è la magia della legge dell'attrazione. Non, oh, io penso che voglio la macchina nuova, mi siedo sul divano, fisso il vuoto, penso alla mia macchina nuova, la macchina nuova arriva. No, non funziona proprio così. Però le magie accadono proprio nel momento in cui voi sapete utilizzare questa legge. Faccio sempre un parallelismo, una similitudine con la legge di gravità.
Se noi non sapessimo che questa legge funziona e quindi non avessimo idea che nel momento in cui ci lasciamo cadere nel vuoto cadiamo e ci sfracelliamo al suolo, tanti di voi e tanti di noi si butterebbero tranquillamente dal balcone e senza saperlo cadrebbero al suolo e morirebbero. Sapendo che c'è questa cosa, sapendo che quindi si cade, ok, se ci si lancia nel vuoto si viene attirati e si cade, tanti di voi non lo fanno, tanti di noi non lo fanno, qualcuno ancora sì purtroppo, ma non si è capito ancora come. Ma conoscendo la legge di gravità, l'essere umano ha anche potuto inventare degli apparecchi per utilizzare queste forze che concorrono insieme alla legge di gravità per volare, per esempio, non so, mi vengono in mente i palloni aerostatici, i paracadute, gli aerei, mi vengono in mente, non so come si chiamano, quegli, addirittura quei vestiti, quegli indumenti che si utilizzano per fare quel volo proprio che sta a raso delle pareti, delle montagne, non mi ricordo come si chiama, scrivetemelo sotto nei commenti se ve lo ricordate voi. Per cui, conoscendo come funziona la legge di gravità e conoscendo come funzionano tutte le leggi che concorrono appunto a far sì che un oggetto lasciato cadere dall'alto si sfracelli al suolo, l'essere umano con queste conoscenze ha potuto costruire degli apparecchi, dei dispositivi per utilizzare la legge di gravità a proprio piacimento, a proprio uso e consumo e soprattutto a proprio vantaggio, in modo tale da potersi spostare per esempio in aereo e mettendoci un decimo del tempo con cui si sarebbe potuto spostare in nave e tanti tanti altri usi che non sto qua a dirvi. In questo caso, se noi iniziamo a conoscere come funziona la legge dell'attrazione e tutte le leggi che concorrono intorno alla legge dell'attrazione, impareremo ad utilizzarla a nostro uso e consumo, a nostro piacimento, a nostro vantaggio. E quindi, focalizzandoci su un determinato pensiero, saremo in grado di attrarre cose, persone, situazioni che, se usate nel modo corretto e se inserite all'interno del nostro contesto di vita, dell'economia, insomma della nostra giornata nella maniera corretta, potranno farci arrivare ai nostri obiettivi molto più velocemente. È sufficiente pensare a queste cose fissando il vuoto e lasciare che tutto avvenga? No, ragazzi, perché? Perché l'essere umano non è fatto per stare seduto sul divano a guardare il vuoto. L'essere umano è una parte integrante e agente di questo mondo, vale a dire che noi compiamo quotidianamente tutta una serie di azioni che danno delle conseguenze, che quindi generano, quindi mettiamo in atto tutta una serie di cause che generano degli effetti, e questa è la legge della causa-effetto che vi ho spiegato già in altri video, comunque vi lascio nelle schede, vi lascio qualche riferimento. Quindi è normale che noi, per poter raggiungere un determinato risultato, ovviamente dobbiamo compiere delle azioni, però le azioni che andremo a compiere potrebbero essere vantaggiose ai fini di sfruttare la legge dell'attrazione, oppure potrebbero non essere vantaggiose. Oppure, addirittura, partendo dal punto di vista del pensiero, se noi siamo focalizzati su un'interpretazione dei fatti vagamente negativa, per esempio, e non riusciamo a staccarci dal nostro modo di vedere le cose, spesso e volentieri da un problema vedremo solo il problema. Vedremo solo il problema, magari vedremo il problema e la soluzione, ma non riusciremo a cogliere tutte le opportunità che dietro quel problema si celano. E nel momento in cui cogliamo le opportunità, giustamente sta a noi coglierle e utilizzarle per far sì che il nostro obiettivo si realizzi il prima possibile. Quindi è molto importante non solo conoscere come funziona questa fantomatica legge che sembra, diciamo così, aver aperto il vaso di Pandora delle cose magiche. Non stiamo parlando di magia, non stiamo parlando di stregoneria, di magoni, di guru, non stiamo parlando di niente. Io parlo di cose molto molto semplici, alla portata di tutti, e cose che ho vissuto e sperimentato nella mia vita. E le condivido con voi proprio per questo mio senso di gratitudine e di essere di essere in grado di poter tornare il favore, ok? Quindi, dato che a me è stato dato di conoscere questa legge e la mia vita, grazie alla conoscenza, a queste conoscenze, è cambiata radicalmente e io finalmente vivo una vita che è molto simile al mio ideale supremo di vita, giustamente, come posso essere grata per far sì che
questo senso di completezza nella mia vita possa chiudersi, questo cerchio della mia vita possa chiudersi, ne sono grata condividendolo con voi. Per cui questo è quello che andremo a vedere all'interno di questa rubrica. Faccio presente che queste rubriche sono, diciamo così, studiate per argomenti, quindi io studio quello che sono gli argomenti che voglio condividere con voi all'interno delle mie rubriche, ma non sono, diciamo così, strutturate nel minimo dettaglio. Io parlo molto a braccio, per quello che tante volte mi vedete che faccio un po', cerco di essere semplice, ecco, quindi cercando di essere semplice magari tante volte faccio dei discorsi un po' contorti, però il modo migliore, secondo la mia opinione, di gestire questo genere di argomenti è proprio quello di non strutturarlo troppo, perché strutturati troppo diventano probabilmente un pochettino più ostici da digerire, un pochettino più difficili da ascoltare, un pochettino più noiosi, ecco. Quindi io mi auguro in questi video di parlarvi in maniera molto semplice, semplicemente come se ci stessimo scambiando delle opinioni, come se ci stessimo scambiando delle esperienze di vita. Mi auguro di parlarvi di queste leggi e degli esercizi che, secondo la mia opinione, perché io li ho provati e per me sono stati sufficienti e anzi hanno cambiato letteralmente proprio la mia vita e il mio modo di vivere, degli esercizi che è necessario fare e delle cose che è necessario conoscere proprio per poter utilizzare noi la legge dell'attrazione e non subire questa legge senza conoscerla. Bene, questo video introduttivo è concluso. Io mi auguro che questo argomento vi interessi, me l'avete richiesto in tantissimi e io sapete che cerco di ascoltare sempre quelle che sono le vostre richieste per organizzare le mie rubriche, soprattutto quelle del giovedì. Mi auguro che questa rubrica vi piacerà tantissimo quanto è piaciuto a me realizzarla. Io ho già qua tutto lo scheletro pronto e quindi niente, ci vediamo giovedì prossimo con il primo esercizio, quindi con la prima tappa di questa rubrica. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete qualche suggerimento, se avete qualche cosa da dirmi o da condividere con me. Intanto nelle schede trovate svariati link a tutte le rubriche che ho fatto precedentemente, appunto dedicate alla legge dell'attrazione, e nell'info box vi lascio una lista di letture che, se volete, potete iniziare a fare in modo tale da mettervi, diciamo così, già nel registro di idee, nella forma mentis necessaria per affrontare questo tipo di argomento. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un video dei prossimi che pubblicherò, sia sulla legge dell'attrazione sia quelli un po' più frivoli che pubblico durante la settimana. Io vi ringrazio ancora una volta di essere stati con me, vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Secondo appuntamento con gli esercizi sulla legge dell'attrazione, oggi parleremo del pensiero positivo e sfateremo qualche mito su questo argomento di cui tutti parlano, ma non solo non è capito, ma purtroppo spesso non è messo in pratica da chi invece si riempie tanto la bocca con questo pensiero positivo. Vedremo tutto durante il video, ma prima di iniziare vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bene ragazzi, allora, pensiero positivo.
quanti si riempiono la bocca con questa parola, con questa frase, pensiero positivo, ah, bisogna pensare positivo, il pensiero positivo aiuta, il pensiero positivo di qua, il pensiero positivo di là, e poi sono dei tristi, lamentosi, vittimisti, ma veramente si lamentano di tutto e del contrario di tutto, appena succede qualche cosa che non è in linea con quello che loro avevano pensato, tirano giù il muso lungo come se non ci fosse un domani, trattano male le persone, si incazzano nel traffico. Quanti di voi conoscono almeno una persona che parla di pensiero positivo ma poi è sempre incavolata? Io ne conosco veramente tantissime. Purtroppo, e qui lo dico, ne conosco nella fattispecie una che ultimamente, con cui ultimamente ho avuto parecchio a che fare, che veramente è proprio Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Se senti parlare questa persona, il pensiero positivo, cioè parla sempre di pensiero positivo, bisogna pensare positivo, bisogna sempre sorridere alla vita, la vita è una gioia, bisogna sempre essere grati, e poi quando la vedi nelle situazioni, soprattutto nelle situazioni lavorative, dove comunque dovrebbe mantenere un certo savoir-faire, un certo equilibrio, anche perché occupa un ruolo importante in alcuni settori, in un settore in particolare, e la vedi che è veramente muso lungo. Se qualcuno, se ha un problema sul lavoro, tratta male tutti, ma proprio tipo pezze da piedi, è sempre arrabbiato o arrabbiata è sempre arrabbiata, e soprattutto veramente diventa molto difficile relazionarsi con questa persona, in quanto non si capisce come ci si debba relazionare. Parli di pensiero positivo e poi sei sempre incazzato, parli di pensiero positivo e poi ti lamenti dalla mattina alla sera di ogni cosa e del contrario di quella cosa. Allora, diciamo così, che questo pensiero positivo in realtà non funziona. Non funziona se visto in maniera assoluta. E perché non funziona? Perché la vita non è fatta di assoluti. La vita fluisce, è un fluire continuo di situazioni, è un fluire continuo di emozioni, è un fluire continuo di modalità. Se noi pensiamo solo, cioè, o comunque siamo disposti ad accettare, ad accogliere nella nostra vita solo le cose positive, vuol dire che praticamente 50% della nostra vita, come minimo, dobbiamo far finta che non esista. E purtroppo, per quanto noi possiamo anche far finta che non esista, ma noi interiormente lo sappiamo che esiste. Faccio un esempio estremo, però, se viene a mancare un nostro caro, col cavolo che siamo positivi, ragazzi. Se ci facciamo male o ci dicono, non so, a me l'estate scorsa mi hanno detto che avevo un cancro, col cavolo che ero positiva. Cioè, il momento per accogliere la tristezza, il dolore, la rabbia, per accogliere le situazioni reattive alle vicissitudini della vita, ci deve essere. Positivo che cosa significa? Significa che dietro ad ogni problema di quelli che si presentano nella nostra vita, dietro ad ogni situazione, anche la più sgradevole, anche la più brutta, anche la più dolorosa, la più terribile, possiamo, se vogliamo, trovare delle opportunità di crescita per noi stessi. Questo significa positivo, e non è volgere al positivo le cose, ovvero è mancato una persona a me carissima e io però me ne frego. No, ragazzi, oppure faccio finta di niente. No, perché sennò vi coltivate qualcosa di brutto dentro. Cioè, sorridere sempre non è la cosa, diciamo così, più utile per l'essere umano, perché l'essere umano soffre, e quando, soprattutto quando un essere umano è sensibile, e molti di voi, per esempio, della community di LR Channel lo sono, perché vedo, leggo quello che mi scrivete. Ah, apro e chiudo una parentesi. Io le cose che mi scrivete le leggo tutte, ragazzi. Spendo ore e ore e ore della mia vita a leggere quello che mi scrivete. Ok? Non posso rispondere a tutti, perché sennò non avrei il tempo neanche di registrare video. Però io le cose che mi scrivete le leggo tutte e so quanto voi siete sensibili. So quanto arriva in fondo, quanto siate profondi nella vostra anima. E so qual è il gap, ovvero la distanza che c'è tra la vostra profondità e tutto quello che vi succede nella vita. Se colmare questa distanza facendo finta che non esista, vi schiaccia, perché vi fa sentire a disagio, perché vi fa sentire mancanti di un pezzo.
mentre invece questa distanza c'è e spesso è anche molto lunga perché avete una profondità d'animo molto molto grande e quindi questa distanza tra ciò che vi succede in superficie nella vita quotidiana e ciò che voi prendete di quella situazione è lunghissima. Quindi far finta che non esista significa che praticamente togliete tantissimo alla vostra vita e magari quel tantissimo che voi togliete alla vostra vita per coltivarlo, per coltivare quella profondità, ci avete messo veramente anni. Quindi quello che dovete fare quando si parla di pensiero positivo non è tanto far finta che il negativo non esista, non è tanto passar sopra il negativo, ma è dire ok, è successa questa cosa, la accolgo, se sono triste piango, se sono arrabbiato urlo, però da questa cosa, oltre a venirne fuori, traggo un insegnamento, oppure traggo una forza che mi permetterà di affrontare il resto della vita, oppure riesco a volgerla in positiva, ovvero trovo all'interno di questa cosa bruttissima, negativa, terribile che mi è successa, trovo un motivo per me stesso di crescere e di migliorarmi come persona, come essere umano e come parte di questa società, che ha bisogno veramente, ragazzi, di essere migliore. Ha veramente bisogno, ve lo dico perché sto notando delle cose ultimamente che non ne voglio neanche parlare. Però queste cose che noto mi fanno capire. Ecco, vedete, anche questo è un modo di essere positivi. Io vedo certe cose che sono veramente brutte, ma veramente pessime. Pessime, credetemi, non entro nei dettagli perché non è questo il video in cui dovrei entrare nei dettagli, però queste cose sono veramente pessime che vedo. Adesso io potrei fare due cose: o mi metto come la maggior parte della gente a lamentarmi, oh, non c'è più educazione, ai giovani d'oggi, ah, dov'è finita la solidarietà, ah, ma le persone non sono abituate nemmeno a chiedersi come stai, o mi metto lì a lamentarmi di tutte le cose che vedo, oppure queste cose diventano per me un motivo per far sì che la mia vita possa essere dedicata a migliorarmi proprio su quegli aspetti. E se io miglioro me stessa proprio sugli aspetti che vedo negli altri, che vedo riflessi negli altri, la società migliora. Innanzitutto migliora di uno, che sono io, che mi sto migliorando. E seconda cosa, quante persone da me prenderanno esempio? E voi direte, sì, ma tu fai la youtuber per cui ti vedono, hai 50.000 iscritti, hai 100.000 iscritti, quelli che sono, ti vedono tutte queste persone qua e quindi ovviamente tu puoi essere d'esempio per loro. No, ragazzi, ognuno di noi è un esempio per chi gli sta intorno. Siamo degli esempi per i nostri amici, per i nostri compagni, mogli, mariti, per i nostri figli, chi ne ha. Io sono un esempio per i miei nipoti. Io ho una nipote di 8 anni che mi copia in tutto e per tutto. Però è tanto bello quando mi copia e si veste uguale a me e dice «Zia, guarda come sono bella». Però è anche tanto bello quando da me copia degli atteggiamenti che possono in qualche modo essere utili non solo a lei come essere umano, ma anche alla società nella quale sta crescendo. Perché questa bambina rappresenta il futuro. Quindi noi non è che siamo un esempio solo esclusivamente se siamo dei personaggi pubblici o se postiamo le foto su Instagram o se facciamo il video su YouTube. Non siamo degli esempi solo in quei contesti lì. Noi siamo degli esempi innanzitutto nel nostro contesto familiare e degli affetti, nel nostro contesto di amicizia. Siamo degli esempi sul lavoro. Se io faccio il mio lavoro bene e rispetto tutti quanti, quelli che possono essere i miei colleghi, i capi, i sottoposti, le signore e i signori delle pulizie. Se io ho rispetto di queste persone, io sono un esempio per chi mi sta di fianco. Ed è questo il vero motore del pensiero positivo. Il pensiero positivo dovrebbe essere quel pensiero che viene utilizzato senza riempirsi la bocca e basta, ma viene utilizzato non solo per parlarne con gli altri, ma per dare l'esempio agli altri di come ci si migliora e di come con il nostro esempio possiamo migliorare la società. Io vi invito a fare delle riflessioni sul pensiero positivo. Quante volte
abbiamo parlato, avete sentito parlare o avete parlato anche voi del pensiero positivo, del fatto che bisogna essere positivi, e quante volte vi siete riscoperti a non esserlo. E vi ripeto, non c'è niente di male, purché si guardi a ogni problema come un'opportunità per crescere. Non c'è niente di male ad arrabbiarsi, non c'è niente di male a dire ma va a cagare nel traffico, lo faccio anch'io, ma sono consapevole quando lo faccio che quello è un mio modo di buttare fuori una tensione, ma non è un mio modo di caricare un problema su un altro. E sicuramente da quella cosa lì io traggo un insegnamento. Potevo stare più attenta a un incrocio, anche se è stata colpa di un'altra persona. Potevo avere un occhio in più nel momento in cui facevo un sorpasso, anche se è stata colpa di un'altra persona. Io cosa potevo fare? Perché guardate ragazzi, che finché continuiamo a dare la responsabilità all'esterno, vuol dire che noi non siamo padroni della nostra vita. Mentre invece nel momento in cui noi ci assumiamo il 100% della responsabilità della nostra vita, vuol dire che la nostra vita la gestiamo noi. Quindi è vero che nel mondo siamo in tante persone, ognuno di noi concorre al suo pezzo di realtà e quindi di responsabilità, ma della mia vita la responsabile al 100% sono io. Ho già fatto questo discorso in parecchi video, vi lascio tutti i riferimenti nelle schede, andate a cercarli, e vi lascio nell'info box una lista di libri all'interno dei quali potete trovare delle informazioni a proposito di quello di cui stiamo parlando. Io mi auguro che questo video vi abbia fatto fare qualche riflessione. Se è così, come vi chiedo per tanti altri video, se avete voglia condividetelo, perché è tanto bello sorridere e ridere insieme dei gattini, dei topolini che corrono, dei cagnolini che fanno le cose buffe. È bellissimo ragazzi, anche io me li guardo quei video, però tante volte è anche bello vedere la condivisione di un video che ti fa fare una riflessione che magari prima non avevi avuto l'opportunità di fare. Quindi se questo video vi ha fatto fare qualche riflessione, io vi invito a condividerlo, come vi invito a condividere anche tutti gli altri video di tutti gli altri miei colleghi che vi fanno fare delle riflessioni. Se lo fate, se avete voglia, taggatemi in modo tale che io possa vederlo e magari ricondividerlo sulle mie pagine, ricondividere la vostra condivisione sulle mie pagine. E niente, che altro dirvi. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, soprattutto iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò sul canale. A me non rimane che mandarvi il solito bacio, aspettarvi giovedì prossimo con un altro video di questa rubrica, ringraziandovi con tutto il mio cuore e tantissimo, ma tantissimo. Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi terzo video della nuova rubrica dedicata agli esercizi sulla legge dell'attrazione. Per aiutarvi nei vostri esercizi ho pensato di dedicare un video, ovvero questo, al non giudizio, quindi come fare per estraniarsi da questa cosa che praticamente vedremo insieme è una vera e proprio un vero e proprio freno, no, per noi, che è il giudizio. Quindi se volete fare qualche riflessione insieme a me e capire come funziona tutta la cosa del giudizio e perché ci frena e perché sarebbe bene iniziare a pensare fuori dal giudizio, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bene, diciamo che il non giudizio, o comunque il fatto di rimanere al di fuori del giudizio, è una delle tematiche principali proprio qui su LR Channel. Ho dedicato a questo argomento tantissimi video perché è uno degli argomenti più fraintesi e più fraintendibili in assoluto. Siamo abituati a giudicare, siamo abituati a giudicare sempre, a giudicare noi stessi, a giudicare gli altri, a giudicare le situazioni, a giudicare le cose
sulle quali possiamo intervenire e a giudicare le cose sulle quali non possiamo intervenire. Siamo abituati, la nostra vita è praticamente un susseguirsi di giudizi su giudizi su giudizi. Purtroppo questi giudizi spesso e volentieri risultano un freno per le azioni che dovremmo intraprendere per far sì che la nostra vita vada nel modo in cui noi vogliamo che vada. Perché non ci viene insegnato ad utilizzare il giudizio come forma di scelta, ma ci viene insegnato soprattutto ad utilizzare il giudizio come forma di lamentela o giustificazione nei confronti di qualcosa su cui non riusciamo a capire come intervenire. Faccio degli esempi. Spesso giudichiamo gli altri, cioè nel senso, guarda quello che è bugiardo, poi però noi diciamo un botto di bugie e manco ce ne rendiamo conto, oppure diciamo, guarda quello come si veste male, poi però capiterà anche a noi di non essere in grado magari di vestirci di tutto punto e andare a fare la spesa all'ultimo minuto perché siamo di corsa con la tuta e la maglietta macchiata. Chi non l'ha mai fatto, chi non l'ha mai fatto, anzi chi l'ha fatto alzi la mano, io ne alzo due perché... Spesso, anzi tante volte, ultimamente molti di voi mi riconoscono per la strada e io mi vergogno perché spesso e volentieri io esco veramente in ciabattata e mi dicono ma sarà Heller o no? Sì, sono io perché spesso non mi curo insomma di come vestirmi quando vado a fare la spesa. Tante volte puntiamo il dito contro gli altri, ma in realtà non ci rendiamo conto che ci sono altre tre dita puntate contro di noi, nel senso che vediamo negli altri il difetto che in realtà noi per primi abbiamo e noi per primi o stiamo cercando di superare o facciamo fatica a superare o proprio non superiamo per niente, cioè nel senso non ci interessa niente di superare. Il fatto di imparare a non giudicare ci serve perché? Perché spesso noi insieme al giudizio diamo delle soluzioni più o meno lapidarie a quelli che sono le problematiche o comunque gli ostacoli che troviamo nella nostra vita quando ci accingiamo a raggiungere un obiettivo. Per cui, non so, voglio ricoprire un ruolo di PR per uno showroom moda, ma penso di essere troppo giovane, quindi mi giudico troppo giovane, oppure mi giudico troppo vecchia e quindi dico no ma sono troppo giovane, non mi assumeranno mai. Freno a mano. Sono troppo vecchia, non mi prenderanno mai. Freno a mano. Quante volte diciamo ma tu sei troppo vecchia per tentare adesso, che ne so, la carriera di cantante. Freno a mano. Ma tu sei troppo giovane, dove vuoi andare? Freno a mano. Io sono cose che mi sono sentita ripetere sempre nella vita perché ho aperto un'etichetta discografica nel momento più sbagliato per la discografia italiana, 15 anni fa, sono ancora attiva, non sono ancora fallita, però intanto mi sono sentita dire sei troppo giovane, dove vuoi andare tu che tutti quelli che sono lì dentro da una vita stanno fallendo, stanno chiudendo uno in fila all'altro. Sì, ero troppo giovane e l'ho fatto lo stesso. Oppure mi dicono, ma tu cosa vuoi fare adesso? La modella in passerella, sei troppo vecchia. Sì, però intanto le ultime due stagioni della settimana della moda a Milano io ho sfilato in entrambe le stagioni, pagata ovviamente perché è il mio lavoro. Cioè, capite che cosa intendo dire? Tante volte il giudizio che ci viene dato dagli altri o il giudizio che noi stessi abbiamo nei confronti delle nostre stesse cose non è vero, cioè non corrisponde a quello che poi davvero accade, ma non è nient'altro che un freno che va semplicemente a accarezzare la testina della nostra paura. Quindi noi abbiamo paura magari di fallire, quindi diciamo sono troppo vecchia per cercare di fare quella cosa lì e quindi non ci proviamo neanche, oppure ci proviamo ma non siamo neanche troppo convinti per cui ci dicono di no, oppure ci proviamo ma poi ci autosabotiamo perché abbiamo dato un giudizio e su quello ci basiamo per il percorso della cosa. Oppure tante volte non facciamo una cosa per paura del giudizio degli altri, vale a dire noi ci vorremmo, faccio un esempio, ci vorremmo esporre nei video YouTube a fare dei tutorial al trucco, faccio un esempio banalissimo ragazzi, oppure a parlare dei nostri libri preferiti, però abbiamo paura perché non siamo molto bravi a parlare. Ovviamente una cosa è chi parla in video da 20 anni, una cosa è chi inizia a parlare in video, non si sente molto capace, quindi abbiamo paura del giudizio degli altri. Dato che abbiamo paura del giudizio degli altri, non lo facciamo. E il nostro desiderio, ciaone,
Quindi il giudizio è un qualche cosa che ci frena, soprattutto ci frena il giudizio quando ci impedisce di vedere l'opportunità dietro un problema. Vale a dire che ci sono magari tanti problemi effettivi all'interno della costruzione di un obiettivo, per cui io costruirò il mio obiettivo, poi vedremo nei prossimi video come dobbiamo costruirlo, però io costruirò il mio obiettivo e all'interno di questa scaletta di cose che dovrei fare me ne trovo una che è difficile o che comunque sembra, potrebbe sembrare impossibile, per esempio imparare l'inglese. E io do un giudizio, ma io non sono mai stata brava in inglese, ho sempre preso due fin dalle medie, ma io l'inglese proprio non lo so parlare, mia madre mi dice che sono negata per le lingue fin da quando ero piccolina, ma io quando parlo una lingua straniera faccio schifo, sono ridicola, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa serie di giudizi ci impedisce di vedere l'opportunità che sta dietro a quel problema. Non so l'inglese, l'opportunità è lo posso imparare e imparare una lingua mi potrebbe aprire tante altre porte, non solo quelle dell'obiettivo che ho in mente io. Mi viene in mente per esempio un discorso famosissimo di Steve Jobs, in cui Steve Jobs, spero che voi lo sappiate, comunque è colui che ha fondato, che ha inventato dal nulla la Apple, ok? Colui che ha fondato la Apple, che ha fatto crescere la Apple, poi è stato, diciamo così, buttato fuori dalla sua stessa azienda e dopo è ritornato. Lui ha fatto un discorso all'università, non mi ricordo quale, e durante questo discorso ha detto che lui ha sempre fatto ciò che in maniera quasi istintiva riteneva giusto fare, e queste cose gli sono poi servite per lo sviluppo di tutti quei software che l'hanno reso famoso e che hanno fatto sì che Apple si distinguesse all'interno di tutta quella grandissima famiglia che è il personal computer. Una delle cose in particolare che mi è rimasta in mente è stato lo studio della calligrafia. Lui dice che tanti, quando lui si è iscritto all'università, ma poi si è iscritto, poi non si è più iscritto, ma frequentava lo stesso e frequentava solo i corsi che gli piacevano, e per esempio uno dei corsi era calligrafia, dove praticamente imparava i vari stili quelle che adesso noi chiamiamo molto banalmente le font, ok? E lui imparava tutti questi stili di calligrafia e vedeva quanto erano belli da vedere, ok? Tutti gli dicevano, quindi tutti esprimevano il loro giudizio e gli dicevano: cosa vai a perdere tempo a fare? Perché? Perché effettivamente studiare calligrafia non era qualcosa che poteva né dargli un lavoro, a meno che non fosse stato un lavoro di nicchia, appunto da calligrafo oppure da ricercatore storico, eccetera, eccetera, ma era qualcosa che si sposava male con tutti quelli che erano i suoi interessi tecnologici, perché lui già nel garage, insieme al suo compagno di merende, già stava iniziando a sviluppare quelle che poi sarebbero state le nuove tecnologie, eccetera. E quindi tutti gli dicevano: ma tu vai a perdere tempo all'università, ma cosa studi calligrafia, eccetera, eccetera. E invece dopo, una delle cose per le quali si è contraddistinto il Macintosh, i primi Macintosh, è appunto la differenziazione delle font. Vale a dire che praticamente tutti avevano la stessa font, che era quella basica, quella tipo della macchina da scrivere, e lui invece ha iniziato ovviamente da una decina di font diverse, quindi quella magari in corsivo, quella in stampatello, quella appunto tipo macchina, come si dice, macchina da scrivere, ma anche quella tipo gotica, eccetera, eccetera. E quindi lui si è differenziato fin dall'inizio proprio con qualcosa che aveva studiato tanti anni prima. Lui diceva questo nel discorso: io ho capito a cosa mi servivano le varie cose, le varie esperienze che ho fatto durante la vita, solo dopo, a posteriori, perché quando ho unito i puntini di tutta la mia vita, o comunque sono arrivata al focus della mia vita e ho potuto unire i puntini, ho capito che ognuna delle esperienze che avevo fatto, senza che ci fosse magari una grande consapevolezza, ma aveva generato delle conseguenze che erano state fondamentali per la riuscita del suo obiettivo principale. Ecco, se lui non avesse seguito un po' il suo istinto, fregandosene completamente non solo del giudizio degli altri, ma anche del proprio, quindi della propria vocina che nella testa gli diceva: no, non fare questo, perdi tempo, ti stai allontanando dal tuo obiettivo, fallirai. Se lui non avesse seguito, se lui avesse seguito la vocina nel cervello e non avesse seguito invece quello che era invece l'idea
pura di ciò che lui desiderava fare nella sua vita e di ciò che lui sentiva appartenergli nella sua vita, probabilmente la Apple non ci sarebbe oggi, o comunque non ci sarebbe come la conosciamo noi. E quindi, questo per dirvi che tante volte il giudizio dovrebbe essere un attimino messo da parte. Ciò non significa non dover considerare le cose, vale a dire che quando il giudizio è utilizzato come una mia scelta, per esempio io scelgo di fare quel corso, quindi il corso di calligrafia al posto del corso di matematica, faccio un esempio, allora quella è una scelta, non è che io, perché ovviamente è conseguente a un giudizio, perché io ho giudicato meglio per me stessa il corso di calligrafia rispetto a quello di matematica. Consapevolmente non so perché ho desiderato quello di calligrafia al posto di quello di matematica, però ho giudicato che quel corso in questo momento della mia vita mi può dare di più, lo sento più mio, lo sento più in linea con quello che io desidero in questo momento rispetto che il corso di matematica. In questo senso il giudizio andrebbe utilizzato, quindi non il giudizio così sterile, tanto per insultare qualcuno, per farlo sentire peggio, per allontanare le nostre paure, per annichilire un'altra persona e sentirci più fighi noi, oppure per abbassare il livello di qualche cosa, appunto magari delle nostre paure o magari delle nostre aspettative, perché magari abbiamo delle aspettative troppo alte e quindi praticamente abbiamo bisogno di abbassarle un attimino perché poi abbiamo paura che se non si realizzano ci facciamo male ai ciapet cadendo. Quindi il giudizio dovrebbe essere utilizzato consapevolmente non tanto per giudicare a sé stante, ma tanto per scegliere che cosa noi vogliamo faccia parte in maniera consapevole della nostra vita. Bon, detto questo, io mi auguro di avervi fatto capire la differenza tra il giudizio utilizzato consapevolmente e a nostro uso e consumo, e avervi fatto capire invece quanto possa essere negativo il giudizio, uno, quando è mandato lì a vanvera, due, quando è usato per lamentarsi o per annichilire qualcuno o qualcosa, tre, quando è utilizzato come scusa per non fare quello che noi desideriamo. Bene, mi auguro di avervi fatto fare qualche riflessione un po' fuori dal coro, come mio solito fare. Fatemelo sapere sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto vi chiedo anche di condividerlo, come vi chiedo di condividere tutti i video che vi facciano fare qualche riflessione importante nella vostra vita, non solo i miei ma anche quelli degli altri. Come al solito vi ripeto che è tanto tanto bello mettersi a ridere perché il nostro amico pubblica un video in cui si mette le dita nel naso, è bellissimo vedere video dei gattini, dei bambini, dei cagnolini eccetera eccetera, li guardo anch'io ragazzi e due risate con le dita nel naso me le faccio anch'io. Non è il problema quello, però tante volte sui social sarebbe bello vedere delle persone che condividono video anche che ti facciano fare qualche riflessione, perché se appena appena miglioriamo una persona, magari noi stessi, di sicuro abbiamo migliorato la società, e quindi tante volte è veramente molto, come dire, a me fa molto piacere vedere che condividete video che vi fanno questo effetto, che vi fanno fare delle riflessioni e che magari potrebbero far fare delle riflessioni anche a qualcun altro. Detto questo, se il video vi è piaciuto, non so se ve l'ho chiesto, lasciatemi tanti 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 like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò di questa rubrica, ma anche di altre. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video della rubrica sulla legge dell'attrazione e sugli esercizi da fare per metterla in pratica a nostro uso e consumo. A me non rimane che mandarvi il solito bacio, ringraziarvi e mandarvi anche tanto, ma tanto, ma tanto amore.
Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che guardate un video su questo canale. Oggi un altro appuntamento con la legge dell'attrazione, parleremo di obiettivi e vi spiegherò bene e nel dettaglio come potrete organizzare la vostra lista per far sì che funzioni. Ovviamente se siete curiosi di sapere come non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bene ragazzi, siamo arrivati insomma a un punto focale dove entriamo nel vivo della practice, cioè della pratica, ovvero dell'azione. Attrazione significa attrarre a sé, ma tramite un'azione, tramite delle azioni. Nell'universo tutto si muove, noi ci muoviamo continuamente con tutte le situazioni che vanno a crearsi nella nostra vita e il nostro modo di reagire a tali situazioni o tal'altre determina quello che è poi il nostro futuro. Per cui nel momento in cui vogliamo e desideriamo raggiungere un determinato obiettivo, durante la nostra vita dovremo imparare a cogliere assolutamente le opportunità date dalle situazioni che si stanno svolgendo all'interno della nostra vita e a accantonare magari tutti quelli che sono i possibili ostacoli che ci rallentano il cammino e ci rallentano il raggiungimento dell'obiettivo. Una delle cose più utili per fare chiarezza soprattutto nella nostra testa, perché diciamo che la testa, il nostro pensiero determina in maniera molto molto importante e condiziona in maniera molto molto importante tutto quello che sono le nostre azioni quotidiane. Per cui se noi siamo focalizzati, e vi ricordo che la legge dell'attrazione dice che noi attraiamo ciò su cui siamo focalizzati, non ciò che ci piace, ma ciò su cui siamo focalizzati. Per cui se noi impariamo a focalizzarci bene sulle cose giuste, avremo meno difficoltà a riconoscere durante la quotidianità quelle che sono le opportunità per avvicinarci verso appunto i nostri obiettivi. E per focalizzarci bene, una cosa molto 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 utile è fare delle liste. Le liste, insomma, ne parlano tutti di queste liste, la to-do list, la lista della spesa. Insomma, le liste sono molto utili per focalizzarsi su ciò che davvero ci serve e per magari spostare l'attenzione da ciò che è superfluo oppure da ciò che addirittura ci rallenta. Ma come si fanno le liste? Allora, quello che vi consiglio io è di partire facendo una lista più o meno casuale, nel senso di seguire tutto ciò che vi viene in mente rispetto al vostro obiettivo e quindi di metterlo, di scriverlo magari incolonnato in modo tale che abbiate visivamente un certo rigore, un certo ordine, di scriverlo così come vi viene in mente, quindi senza pensare a cosa viene prima, cosa viene dopo, cosa è più importante, cosa è meno importante, che tipo di problema consiste, che tipo di problema tira fuori un qualche cosa o che tipo di altra opportunità può nascere da una determinata altra cosa. Semplicemente buttate sul quaderno tutte quelle che sono le idee relative che vi vengono relative al raggiungimento del vostro obiettivo. Per cui mettete tutte le cose che vi servono per raggiungere il vostro obiettivo, comprese quelle che vi stanno in questo momento rallentando. Vi faccio un esempio: mi servono dei soldi per raggiungere quella tappa del mio obiettivo e mi rallenta il fatto che io di soldi oggi non ne ho. Ok, questo è un esempio classico. Oppure mi serve una laurea per raggiungere quell'obiettivo e mi rallenta il fatto che io oggi sono ancora al primo anno di università. Ok? Io vi dico, stabilite semplicemente un ordine visivo in modo tale che le abbiate chiare davanti ai vostri occhi, ma mettete dentro tutto, sia le cose utili, sia le cose problematiche, sia le cose difficili, le cose facili, le cose che vi aprono altre opportunità, le cose che invece addirittura vi frenano, buttate dentro tutto, in modo tale da avere con chiarezza una lista, ovvero proprio una sopra l'altra, tutto ciò che è relativo
relativo al raggiungimento del vostro obiettivo, cioè tutto ciò che potreste trovare sulla strada. È come se voi imparaste a visualizzare proprio con gli occhi una strada che dal punto in cui siete in questo momento vi porta a raggiungere l'obiettivo che voi volete, che è lì. E dovete vedere, per cui accorgervi, di tutto ciò che c'è su questa strada, cose positive e cose meno positive. Perché? Perché così avrete l'opportunità di dire: quella la tengo, anzi magari la faccio diventare una priorità, quella lì invece devo capire come spostarla, come faccio a spostarla, non so, c'è un macigno enorme in mezzo alla strada e allora mi servirà una gru per spostarla, oppure la sposterò un pezzettino alla volta con lo scalpellino, oppure la sposterò grazie a, che ne so, magari è, si tratta di una montagna di legna, gli darò fuoco, ok? Quindi osservare, l'osservazione, la lista è un po' come l'osservazione dello status quo, osservare dove voi siete in questo momento e com'è, come si dispiega la strada per arrivare ai vostri obiettivi è importantissimo, è fondamentale perché ci fa capire che cosa ci serve per poter camminare comodamente e il più velocemente possibile proprio su quella stessa strada che, insomma, che abbiamo deciso essere la nostra strada verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ovviamente all'interno di questa lista poi io vi consiglio, come faccio io perché utilizzo questi metodi visivi, di sottolineare con un colore magari vivace, chiaro, che vi piace, che vi ispira un qualche cosa di entusiasmante, per esempio per me il rosso, tutte le cose che vi velocizzano verso il vostro obiettivo e tutte le cose che avete già in mente come come dire, come portare avanti, e di sottolineare magari in un colore più scuro, che può essere, non so, il verdone, il blu scuro, il marrone, insomma questi colori un po' più scuri, tutte le cose che invece volete accantonare o che comunque dovete capire come spostare dalla vostra strada, perché rappresentano un po' i problemi che potreste incontrare eventualmente durante il vostro percorso. Nel momento in cui fate queste sottolineature, vi renderete conto che ci sono alcune cose che voi considerate problemi che potrebbero essere però necessarie, indispensabili al raggiungimento del vostro obiettivo, per cui non potete toglierle dalla lista, cioè ovvero separarle dalla lista. A quel punto io vi consiglio di fare questo, di separare proprio le due liste, quindi riscrivere in modo tale che non solo le avrete ancora meglio sotto gli occhi, ma inizieranno a fissarsi anche nella vostra testa, di riscrivere in due liste diverse tutte quelle cose che avete sottolineato in rosso e tutte quelle cose che avete sottolineato in verdone, facciamo un esempio. Quindi da una parte avrete tutte le cose rosse, quindi tutte le cose legate all'entusiasmo, alle cose che volete fare, alle varie tappe che siete sicuri di poter realizzare o che comunque volete a tutti i costi poter realizzare, che vi porteranno al vostro obiettivo, e dall'altra parte avrete tutte quelle cose problematiche che invece dovete andare o ad eliminare oppure a risolvere. A questo punto concentratevi sulla lista dei verdoni. In questa lista io vi chiedo di concentrarvi pian pianino su ogni voce, cercando di capire se di quella voce dovete potete fare a meno e quindi la cancellate direttamente, oppure se quella voce è necessaria, è realmente necessaria al raggiungimento del vostro obiettivo e quindi dovete trovare delle soluzioni o delle opportunità che si nascondono dietro a quei problemi. A questo punto avrete una lista un po' dimezzata e vi rimarranno solo due o tre voci in verdone. Dall'altra parte invece avrete una lista tutta di cose rosse, quindi cose entusiasmanti. Vi chiedo ora di concentrarvi sulla lista delle cose rosse. Tra le cose entusiasmanti noterete che ci saranno delle cose che sarà possibile fare nell'immediato. Saranno facili e vi porteranno ad uno step successivo, a qualche cosa di più complicato o complesso o semplicemente un po' più elaborato che dovrete fare per andare avanti. Quindi, se da una parte avete già fatto una scrematura e vi sono rimaste solo le voci che dovete, diciamo così, approfondire per vedere come risolverle a livello di problematiche o di cose o di ostacoli da superare, dall'altra parte dovete fare questa scrematura e mettere dei numeri
tra quelle che potete fare subito e che magari vi possono aiutare ad andare un passo avanti, e lasciare indietro invece quelle cose che sono meno urgenti da fare, oppure che vi portano meno risultato e vi portano quindi meno avanti, oppure quelle cose che sapete essere fin da ora le ultime cose da fare prima della, diciamo così, del raggiungimento dell'obiettivo finale, ok? Un po' come quando si prepara un evento, un matrimonio, è ovvio che la prima cosa da guardare è, che ne so, è l'abito, perché poi l'abito magari, l'abito da sposa, perché poi l'abito magari va cucito, va messo a posto, eccetera, eccetera, e forse le ultime cose da guardare possono essere i libretti della chiesa, faccio un esempio, no? Quindi dovete dare delle priorità, ma per quanto riguarda le priorità lo vedremo giovedì prossimo, perché voglio fare un video dedicato solo ed esclusivamente alle priorità, come fare per capirle. Comunque quello che dovete fare nella lista dei rossi è appunto dare delle priorità, ve lo spiego giovedì prossimo come farlo. Ritorniamo alla lista dei verdi, avremo due o tre voci che sono rimaste di tutte quelle che sono le problematiche che vanno aperte, ok, e vanno scandagliate. Allora, anche qua farò un video dedicato a quello che vedremo adesso, farò un video in cui approfondiremo tra due giovedì. Di queste due o tre voci che rappresentano un po' le problematiche, dovete capire, dovete cercare di scomporle, quindi scomporle in più parti, e capire che cosa è davvero necessario, ok, al raggiungimento del vostro obiettivo, e che cosa invece può essere superfluo. Perché tante volte quando noi vediamo un problema, soprattutto i problemi più grossi, nel momento in cui li andiamo a scomporre ci rendiamo conto che ci sono effettivamente all'interno di questa problematica delle cose che sono veramente necessarie e delle cose che invece sono superflue. Faccio l'esempio dei soldi perché è uno degli esempi più facili da comprendere. Tante volte uno pensa che per raggiungere un obiettivo importante ha bisogno di tanti soldi e magari non li ha, quindi è un problema insormontabile. Ho bisogno di tanti soldi ma non li ho. Scomponendo questo problema potrete andare a capire che innanzitutto i soldi che vi servono non sono poi così tanti. Seconda cosa, magari al posto di avere soldi potreste avere delle joint venture e quindi far sì che un lavoro che avreste dovuto pagare lo fate a scambio con un'azienda che ha un interesse nel potervi sostenere in quel progetto e magari essere da voi pubblicizzata, sponsorizzata, eccetera, eccetera. Oppure di far parte proprio di quel progetto, di prendere parte proprio a quel progetto che voi avete in mente. Oppure avrete l'opportunità di capire che magari potete chiedere degli sponsor o potete chiedere dei finanziamenti se si tratta di un'azienda o di un qualche cosa, potete chiedere dei finanziamenti statali o cose del genere. Quindi andando a scomporre anche semplicemente il problema soldi, che diciamo che è uno dei problemi che va per la maggiore, che la maggior parte delle persone si fanno quando pensano a raggiungere i propri obiettivi, potete magari anche arrivare a delle soluzioni che non avreste mai immaginato. Nel momento in cui avete scomposto anche questi problemi, quindi verdoni, da qui vedrete che vi rimarranno semplicemente, appunto, non più il problema, ma vi rimarranno tutta una serie di opportunità che voi potrete utilizzare, quindi per esempio la ricerca degli sponsor, la ricerca di joint venture, la ricerca di aziende che possano collaborare con voi, tutte queste cose qui che potrete spostare nella lista dei rossi. Perché? Perché saranno semplicemente degli obiettivi, né più né meno entusiasmanti rispetto a quegli altri che dovrete raggiungere ovviamente per arrivare il vostro obiettivo finale. Io mi auguro di essermi fatta capire. Secondo me è un po' sì, è un po' complicata la storia delle liste, però è più complicato spiegarlo che poi andarlo a fare. Se avete qualsiasi tipo di domanda, fatemela qua sotto nei commenti, sarò felice ovviamente di rispondervi. E che altro dirvi? Se il video vi è piaciuto, vi ha fatto fare qualche riflessione, magari condividetelo, a me fa piacere, e se lo condividete sui vostri social, mi raccomando, taggatemi in modo tale che io possa rigirare il tag e condividere anche magari la vostra pagina, perché no? A questo punto non mi rimane che darvi appuntamento a giovedì prossimo per il video appunto dove parleremo delle priorità, e il giovedì dopo parleremo del superfluo, per cui sono due video veramente molto
sottovalutati, sono due argomenti molto sottovalutati, ma in realtà sono due argomenti importantissimi per il raggiungimento del nostro obiettivo e per imparare ad utilizzare la legge dell'attrazione a nostro piacimento. Per cui l'appuntamento ovviamente è ai prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non vi perderete assolutamente nessun video perché YouTube ve lo ricorderà. E se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti like di supporto in modo tale da poterlo indicizzare e da far conoscere queste cose a più persone possibili. A me non rimane che ringraziarvi di essere stati con me fino alla fine di questo video, vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che guardate un video di questo canale. Oggi parleremo di priorità e questa, vi ricordo, è la rubrica in cui impariamo ad utilizzare a nostro piacimento la legge dell'attrazione, per cui questa è una tematica veramente importantissima e se siete curiosi di affrontare questa tematica insieme a me, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nemmeno un video di questa rubrica e anche gli altri ovviamente. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, priorità. Abbiamo parlato nello scorso video di liste, come fare le nostre liste. Se non l'avete visto andatelo a guardare, ve lo lascio nelle schede e vi lascio nelle schede anche tutti gli altri video che ho fatto sulla legge dell'attrazione, così insomma tante cose non sto a ripeterle perché sennò ovviamente mi sembra di essere ripetitiva e di fare sempre gli stessi video. In questo caso parliamo nello specifico di priorità, vi ho detto di fare una lista e di segnare quelle che sono le priorità, ma tanti di voi ovviamente si chiederanno, ma io come faccio a sapere qual è la mia priorità? Allora ci sono due tipi di priorità, una priorità che è una priorità del tempo, vale a dire questa la devo fare entro quel giorno lì, per cui non posso sgarrare, è una mia priorità perché devo farla entro domani, perdo l'occasione, perdo il treno perché poi devo partire, insomma ci possono essere tante motivazioni che mi obbligano a dover fare qualche cosa entro una determinata data, per cui la priorità diventa oggettivamente quella data. Poi ci sono delle priorità invece che non sono date dalla data di riuscita di quell'obiettivo o di quella parte di obiettivo, ma sono delle priorità date da una conseguenzialità, vale a dire se io non ho fatto il passaggio A non posso fare il passaggio C, ok? Quindi non posso andare avanti, quindi se non faccio quella determinata cosa per prima ovviamente non avrò le condizioni per poter fare la cosa che devo fare dopo. Non so, faccio un esempio, quando facciamo la pizza, se non facciamo l'impasto la mozzarella su cosa la mettiamo, ok? Tante volte suddividiamo degli obiettivi e ci sono dei passaggi obbligati, è un po' come quando abbiamo la scuola, no? Prima di prendere la laurea ovviamente devo fare 21 esami e se non ho fatto la prima annualità di letteratura italiana non posso passare alla seconda, ok? Quindi ci sono delle priorità che oggettivamente sono date proprio da una sequenzialità legata all'obiettivo. E poi ci sono delle priorità date da quello che voi sentite, che non sono da sottovalutare, perché queste priorità, ovvero quelle che voi sentite di dover fare, quello che voi sentite vi appartiene già, quello che voi veramente
avete nel cuore come un qualche cosa senza cui non potete andare avanti, queste priorità sono importanti e bisogna tenerne conto. Ma come fare ad inserire tutte queste priorità nella lista? Allora, io vi invito a riprendere la lista che abbiamo fatto settimana scorsa, quindi vedere innanzitutto quali sono le priorità datate, perché quelle sono fisse, ok? Quindi se io ho una priorità datata domani, è ovvio che quella cosa la devo fare entro oggi, perché sennò domani non l'avrò pronta. E se da quella cosa, in realtà, se quella cosa è determinata da una cosa che io devo ancora fare, vuol dire che oggi dovrò fare due cose, ovvero la cosa propedeutica, la cosa A propedeutica alla cosa B che devo fare entro domani, ok? Quindi la lista, pian pianino, tenendo conto di tutti questi spazi, tenendo conto di tutte queste modalità e tenendo conto anche di quello che voi desiderate in quel momento e di quello che vi fa sentire bene in quel momento, la lista pian pianino si compone. All'interno delle priorità, ovviamente, quelle datate, e all'interno delle priorità quelle oggettivamente conseguenziali, quindi quelle che sono propedeutiche all'obiettivo successivo, al passaggio successivo, poi voi potete inserire quelle che sono le vostre priorità interiori. Vale a dire che se io ho bisogno di prendermi due volte alla settimana un'ora per andare in palestra o per fare una camminata, perché se no non sto bene, io quell'ora me la devo poter prendere. Se io ho bisogno di prendermi del tempo per stare con i miei figli oppure per stare con la mia famiglia o con il mio fidanzato, con la mia fidanzata, con i miei amici, io quel tempo me lo devo poter prendere e quindi lo devo inserire nelle priorità, perché ragazzi, ricordiamoci sempre che noi non siamo dei robot, non siamo delle macchine, per cui anche se vogliamo raggiungere in maniera precisa, in maniera stabile, in maniera dettagliata, in maniera svizzera, no? Cioè proprio come fossimo dei carri armati, vogliamo decidere di raggiungere il nostro obiettivo, quindi senza guardare troppo in giro, senza spostarci troppo dalla rotta, dobbiamo tener conto che noi siamo delle persone e le persone, quando non sono a posto dentro, quando non hanno un equilibrio interiore che viaggia in maniera serena tra quello che devono e quello che vogliono e quello che hanno piacere di fare, tra la loro vita, diciamo così, concreta, lavorativa, raggiungimento dell'obiettivo e la loro vita personale, non va bene. Anche quando l'obiettivo è un obiettivo personale, perché tanti di voi mi dicono il mio obiettivo è quello di riuscire ad avere una bella famiglia, a costruirmi una bella famiglia con i figli, eccetera, eccetera. Anche lì, se voi avete l'obiettivo, se voi avete quel genere di obiettivo, anche lì però dovete prendervi degli spazi che vi servono a coltivare la vostra interiorità e sono indispensabili tanto quanto le priorità di imbiancare la cameretta per il nascituro, ok? Quindi queste cose le potete però valutare solamente voi. L'unica cosa che vi chiedo di fare è appunto di rispettare una lista. La lista vi consente di tenere sempre sott'occhio l'obiettivo e la direzione. Ricordiamoci sempre che una volta che abbiamo scelto l'obiettivo, innanzitutto dobbiamo sceglierlo l'obiettivo, questo forse non l'ho detto negli altri video, però l'obiettivo deve essere scelto, perché non è che uno può iniziare a girovagare in macchina, rischia di spendere benzina inutilmente e di ritrovarsi a girare intorno e quindi spendere anche tempo, di abbassare l'entusiasmo, eccetera, eccetera, perché non arriva a niente, ok? Quindi l'obiettivo va definito, quindi che cosa voglio davvero? Quindi il mio obiettivo cos'è? Il mio obiettivo è quello di, faccio ad esempio del mio obiettivo arrivare a 250.000 iscritti su YouTube, ok? 250.000 iscritti su YouTube sono già lì, sono pronti a seguirmi, però che cosa seguono se io non gli do video? Che cosa seguono? Quali contenuti io voglio condividere su YouTube? Quali sono le cose che io voglio dare ai miei 250.000 iscritti futuri di YouTube? O presenti di YouTube che però si devono ancora iscrivere, ok? Quindi bisogna decidere un obiettivo, quello che è il nostro obiettivo, e pian pianino le liste servono a delineare quella che è la strada per arrivare a quello che è il nostro obiettivo, ok? Quindi nel momento, per la delineazione dell'obiettivo, per capire come fare a delineare i nostri obiettivi, vi ho già fatto mille video, ve li lascio nelle schede. Quindi
pian pianino si delinea la strada nel momento in cui noi definiamo quelli che sono i sottobiettivi o comunque i passaggi che dobbiamo fare per arrivare al nostro obiettivo e quelle che sono le nostre priorità, la lista delle nostre priorità, senza dimenticarci che noi siamo degli esseri umani e non dei robot o delle macchine, ok? Quindi va coltivato anche l'aspetto interiore, l'aspetto umano, quello che ci fa felice, quello che, per cui ci alziamo la mattina sorridendo, ok? Che è parte del nostro obiettivo, non sempre fa parte delle cose concrete del nostro obiettivo, spesso e volentieri fa parte di cose un pochettino più aleatorie, che sembrano cose superflue delle quali possiamo fare a meno, ma non è così. Però noi lo sappiamo che cosa sono queste cose, quindi mettetele all'interno della lista anche quelle: una bella passeggiata sulla spiaggia, un aperitivo, una cena con le amiche, un cocktail con la persona che ci piace, ok? Bene ragazzi, io mi auguro che questo video vi abbia fatto un po' chiarezza su come si fa a capire quali sono le nostre priorità e come si fa ad inserirle in una lista di priorità. Se c'è qualcosa che non è chiaro, ovviamente chiedetemelo qua sotto l'info box, nella parte relativa ai commenti. Come al solito vi chiedo di lasciarmi un piccolo cuore se siete arrivati fino a qua, in modo che io saprò che avete visto il video fino alla fine. Se il video vi è piaciuto, oltre a chiedervi tanti like, vi consiglio anche di condividerlo, perché se questi video fanno bene a voi, chissà mai che facciano bene anche a qualcuno che voi conoscete, ma che non sapevate che gli avrebbero fatto così bene, insomma. O magari a qualcuno che non conoscete neanche. Bene, io vi aspetto al prossimo video, la settimana prossima parleremo del superfluo, quindi come fare ad individuare il superfluo e a ciaone e a liberarcene, ovviamente, in modo tale che non pesi sulla nostra vita. Se non volete perdervelo, vi consiglio di iscrivervi sul canale se non l'avete già fatto, quindi iscrivetevi a Heller Channel e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Noi ci vediamo giovedì prossimo, a me non rimane che mandarvi il solito bacio, ringraziarvi e mandarvi anche tanto, ma tanto, ma tanto amore. Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante, credo che sia una delle prime volte che ne parlo qui sul canale perché non ho mai fatto video in proposito. Parleremo di superfluo, come liberarcene e soprattutto perché è meglio liberarsi delle cose superflue e anche dei pensieri superflui. E anche, insomma, lo vedremo dopo. Se siete curiosi non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo di lasciarmi tanti like di supporto e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Ah, bene, parliamo di superfluo. Abbiamo parlato negli scorsi video di liste e di priorità e abbiamo visto come, quando si fa una lista, bisognerebbe eliminare da questa lista tutto ciò che è superfluo. Ma come facciamo a sapere che cosa è superfluo e che cosa non è superfluo? Allora, intendiamo e intenderemo per superfluo tutte quelle cose che non ci fanno avvicinare ai nostri obiettivi. Ovvero, sia quelle cose che diventano dei fardelli inutili per i nostri obiettivi, o anche quelle cose che ci rallentano perché ci fanno sentire pesanti, impauriti, insicuri, eccetera, 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 eccetera. Ci sono anche delle cose che, pur non facendoci sentire pesanti, impauriti, insicuri, e pur donandoci magari della leggerezza, della spensieratezza, ci fanno perdere tanto tempo. E lì sarete voi a decidere se sono cose effettivamente superflue per la vostra vita oppure no. Ma partiamo dalle cose che ci rallentano. Allora, la maggior parte delle cose che rallenta il percorso verso il raggiungimento di un obiettivo è riconducibile
alla paura. Quindi tutte quelle cose che ci spaventano, che un po' ci spaventano, bisognerebbe iniziare a scomporle e cercare di capire qual è la paura che si cela dietro la cosa che ci rallenta. Faccio uno dei soliti esempi perché è il più facile da capire: la mancanza di soldi. La mancanza di soldi spaventa tante persone. Perché? Perché la mancanza di soldi rappresenta una delle insicurezze più grandi della nostra vita. Vale a dire che se mancano i soldi, quando mancano i soldi, tutto diventa più difficile, tutto diventa più lento, tutto diventa più faticoso. Però non ci insegnano a pensare in maniera evolutiva, cioè non ci insegnano a pensare che dietro la mancanza di soldi ci sono delle opportunità di guadagnarli questi soldi. E non per forza guadagnarli con il lavoro oggetto del nostro obiettivo. Tante volte i soldi possono essere prestati, tante volte i soldi possono essere non prestati ma sponsorizzati, tante volte i soldi si possono recuperare tramite baratto, vale a dire che non sempre dobbiamo pagare quello che ci serve, spesso e volentieri possiamo fare delle joint venture che ci permettono di non spendere dei soldi che non abbiamo, ma di raggiungere lo stesso i nostri obiettivi. Nella mia vita io ho imparato che senza soldi si può fare tutto. Quando io ho aperto la mia etichetta discografica non avevo un soldo, ma veramente non avevo soldi, anche perché ero molto giovane, molto giovane, ancora andavo a scuola, per cui non lavoravo, avevo anche dei problemi di salute importanti per cui non potevo proprio fisicamente lavorare, eppure nonostante questo sono riuscita con la mia etichetta discografica a produrmi un disco, a produrre vari videoclip che poi sono andati in onda nelle varie TV italiane che c'erano al tempo, sono stati anche abbastanza famosi nel loro periodo. Sto parlando più o meno allora ho aperto nel 2005, il disco è uscito nel 2008, quindi vi sto parlando più o meno del 2008-2010. È ovvio, se avessi avuto tanti soldi sicuramente aprivo nel 2005, nel 2006 usciva già il disco, eccetera eccetera eccetera. Se avessi avuto tanti soldi, i soldi non ce li avevo, le cose le ho fatte lo stesso. Non mi ha sicuramente fermato il fatto di non avere soldi. Ho utilizzato soprattutto la formula delle collaborazioni, vale a dire che ho trovato delle persone che grazie al mio progetto hanno raggiunto i propri obiettivi, quindi hanno utilizzato parte del mio progetto per raggiungere i propri obiettivi, e altre persone che mi hanno sponsorizzato in altri vari modi. E così facendo sono riuscita comunque a far partire, diciamo così, una carriera, un sogno, un obiettivo, chiamatelo come volete. Di sicuro però quell'ostacolo, che per me in quel momento era un ostacolo concreto, evidente, palese, perché veramente non avevo niente, sono partita con niente, però quell'ostacolo è stato facilmente superato, e anzi da quell'esperienza ho imparato tantissime cose che poi sono ritornate utili durante il corso di tutta la mia vita. Eliminare il superfluo cosa significa? Eliminare tutto ciò che all'interno di una lista può rallentare il nostro cammino. Non perché oggettivamente è necessario fare in quel modo lì, ma perché nella nostra testa quel superfluo ci impedisce di vedere tutte le opportunità che ci stanno intorno. Quindi il fatto di dire non ho soldi sicuramente è un problema, ma lo scompongo, tolgo tutto ciò che è superfluo da questo problema non ho soldi, quindi tolgo la paura di non avere soldi, la paura di non farcela, il fatto che sono convinto, quindi la falsa credenza che siano necessari soldi per andare avanti, e tengo il semplice problema non ho soldi in questo momento e cerco di, spostandolo nella lista delle priorità, di guardare quali sono le opportunità che si celano dietro al non ho soldi. E essendoci celate le opportunità, per esempio di joint venture, per esempio di sponsorizzazioni, per esempio di farseli prestare,
decido quali sono le opportunità che voglio utilizzare io. A me non piace farmi prestare soldi, ok, quindi farseli prestare diventa superfluo, quindi lo spostiamo e lo abbandoniamo e rimangono queste due opportunità dietro il capitolo non soldi. Trovare delle joint venture o trovare degli sponsor. E vi garantisco che trovare delle joint venture apre tantissime porte, perché poi ti fa conoscere delle persone con le quali si può collaborare non solo per il tuo obiettivo, ma per altri obiettivi che magari aiuteranno il tuo obiettivo a velocizzarsi. Ok? Questo è per spiegarvi come fare a capire che cosa è superfluo e come fare a eliminarlo scomponendo una problematica di un obiettivo. Eliminare il superfluo è molto importante, perché tutto ciò che è superfluo, ma anche a livello ambientale, tutto ciò che fa confusione, fa disordine, ci impedisce di ritrovare tutto ciò che invece c'è necessario, ci rallenta. Pensate un ambiente disordinato, dove non sapete mai dove avete messo le chiavi di casa. Se ogni volta per uscire di casa dovete passare un quarto d'ora a cercare le chiavi perché non sapete dove le avete messe, quello è un superfluo che vi rallenta. Per cui tanto vale eliminare il disordine, tenere, non so, una ciotola, una scatola, uno svuotatasche, una cassetta dove mettete solo esclusivamente le chiavi di casa, e ogni volta per uscire di casa avrete un quarto d'ora in più, ok? Quindi non arriverete in ritardo agli appuntamenti, oppure non dovrete fare troppo in fretta perché sapete che dovete spendere un quarto d'ora per trovare le chiavi. Questa cosa è fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi, quindi fare spazio sia a livello fisico nell'ambiente in cui vivete, sia a livello mentale, nei vostri pensieri e quindi nelle vostre credenze. E ho fatto un sacco di video a proposito delle credenze limitanti e delle credenze potenzianti, ve le lascio all'interno delle schede, andate a guardarli. Questo vi aiuta tantissimo, vi può accelerare tantissimo il percorso, tanto quanto ve lo può rallentare se sbagliate a tenere determinate cose che sono completamente, totalmente superflue. Ragazzi, io mi auguro che questo video vi abbia fatto fare qualche riflessione sulla vostra vita, quante cose superflue ci sono nella vostra vita e quante cose che potreste effettivamente lasciare a casa per dare spazio più che altro alle opportunità che si celano dietro i vostri problemi più grossi e andare avanti con i vostri obiettivi nonostante i problemi, che sono completamente e totalmente risolvibili. Se questo video vi ha fatto fare qualche riflessione, vi consiglio di condividerlo, perché magari farà fare qualche riflessione importante anche a qualcuno che lo vedrà sulla vostra pagina dei social. Ve lo dico sempre e non mi stancherò mai di dirvelo: è bellissimo ridere tutti insieme per i video di gattini, di cagnolini, dei bambini che fanno le faccine, eccetera eccetera. Rido anch'io con quei video e rido tantissimo e rido di tutto cuore, ma è altrettanto bello vedere sulle vostre pagine ogni tanto qualche condivisione di interesse un pochettino diverso, magari un pochettino più riflessiva, magari un pochettino più introspettiva, interiore, e poterla condividere a nostra volta con i nostri, insomma, con i nostri amici o semplicemente con chi ci segue sui nostri social. Questo ve lo dico non solo dei miei video, ma ve lo dico dei video di tutti, di chiunque qua sul tubo faccia video che vi abbiano fatto fare una riflessione. Anche io tante volte sui vostri profili trovo dei video che mi fanno fare delle riflessioni, e per questo vi ringrazio veramente con tutto il mio cuore. Bene, se questo video vi è piaciuto vi chiedo anche di lasciarmi tanti tanti like di supporto, e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video di questa rubrica. A me non rimane che ringraziarvi mandandovi il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Anche oggi parleremo di legge dell'attrazione e vedremo insieme un'altra fondamentale tappa per imparare ad utilizzare questa legge a nostro piacimento. Infatti oggi vedremo come prepararsi al successo. Al successo di cosa? Al successo dell'obiettivo che avete scelto di perseguire, ovviamente. Se siete curiosi di fare qualche riflessione insieme a me e di affrontare insieme questa bellissima tematica, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla.
Allora, si dice che il successo avviene quando la preparazione incontra l'opportunità. E questa è una cosa che mi tocca molto, perché in quest'ultimo periodo sto lavorando con delle persone purtroppo poco preparate per alcuni aspetti, che però hanno avuto in mano delle opportunità veramente, veramente grosse e le hanno gestite malissimo. Adesso queste persone si lamentano di tutte le cose perché non vogliono assumersi la responsabilità di aver gestito le cose di merda, ve lo dico chiaramente, però questa cosa ancora non ha insegnato loro che per affrontare determinati obiettivi bisogna prepararsi. Bisogna prepararsi ad avere successo, perché se non hai mai fatto una determinata cosa, non sai come quella determinata cosa non è. E soprattutto perché se fai sempre le stesse cose, ottieni sempre gli stessi risultati. Per cui se tu vuoi ottenere un risultato diverso, devi prepararti facendo cose diverse. Non puoi rimanere quello che sei e decidere che la tua vita è diversa, ok? Quindi bisogna sempre valutare che dietro ogni successo, dietro ogni cambiamento, è necessaria una preparazione specifica. Vi faccio degli esempi. Se io voglio diventare una campionessa di nuoto, devo nuotare. Se io voglio diventare una campionessa di pallavolo, devo giocare a pallavolo. Quindi mi devo preparare a quel successo, mi devo preparare come nuotatrice, ok? Se io voglio andare in università, mi devo preparare, dovrò fare le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori. Non posso andare all'università. Quindi dietro ogni successo c'è una preparazione di base e qualsiasi sia il vostro obiettivo, anche se vi sembra banale, voglio fare la mamma, tante mi dicono, ah, ma è banale, io voglio fare... No, non è banale niente, perché per fare la mamma ci vogliono due... Cioè, tanto rispetto a tutte le mamme del mondo, veramente, per me mamma è il nome di Dio sulla bocca di ogni bambino. E lo dico sempre ed è una cosa che assolutamente è la figura che più rispetto, forse. Quindi non è banale per niente. Tante di voi veramente mi dicono, ah, ma il mio obiettivo è diventare mamma. Ok, ma per diventare mamma non è che ti serve solo... essere inseminata e fare un figlio, partorire un figlio. Il figlio va educato, il figlio va cresciuto, va amato, va instradato. Per aiutarlo nella sua vita devi essere in grado tu di aver aiutato te stessa. Non puoi scaricare su tuo figlio rabbia, frustrazione, insicurezza, perché sennò poverino tuo figlio viene su come un insicuro, rabbioso e frustrato. Giusto? Quindi per ogni obiettivo, che sia anche considerato il più banale, dovete prepararvi. Quando si decide di aprire un'attività commerciale, per esempio, ci si deve preparare, almeno devi avere una partita IVA, un registratore di cassa, un luogo all'interno del quale far viaggiare la tua attività commerciale, devi avere dei fornitori, devi imparare a fare due conti, devi avere qualcuno che ti fa una campagna marketing. O comunque devi iniziare a pubblicizzarti. Cioè, quello che voglio dire, il raggiungimento dell'obiettivo va preparato nei minimi dettagli. Più siamo dettagliati e più saremo focalizzati al raggiungimento di questo obiettivo. Ricordatevi sempre, la legge dell'attrazione dice che noi attiriamo ciò su cui siamo focalizzati. Per cui se noi ci svegliamo la mattina e pensiamo e durante la giornata il nostro pensiero è sempre e costantemente rivolto alla preparazione per arrivare a quell'obiettivo, vuol dire che l'universo ci darà l'opportunità o tutte le opportunità che ci serviranno ad arrivare pian pianino a quell'obiettivo, più o meno velocemente, perché tante volte gli obiettivi sono anche abbastanza veloci da raggiungere, ok? Però se noi non siamo preparati, nel momento in cui avremo l'opportunità, ce la giocheremo male e quindi praticamente quell'opportunità svanisce, ok? Quindi la preparazione è importantissima. Ciò vuol dire che dobbiamo stabilire, ovviamente abbiamo già fatto la nostra lista delle priorità, abbiamo eliminato il superfluo, eccetera, eccetera. Dobbiamo stabilire all'interno di questa lista, all'interno di queste priorità, come noi dobbiamo farci trovare al successo. È normale che se noi vogliamo fare, che ne so, le mamme o aprire un'attività commerciale
o, non so, le presentatrici del telegiornale, dovremmo avere tre preparazioni di tipo diverso, siete d'accordo? Se io voglio fare la cuoca, è ovvio che mi dovrò preparare in maniera diversa rispetto che una persona che magari vuole fare la giornalista, ok? Quindi la preparazione è importantissima ed è fondamentale, e nei prossimi video vedremo come fare a prepararci sia mentalmente che fisicamente a quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo. Perché dico sia mentalmente che fisicamente? Perché la preparazione va fatta su tutti i piani della nostra vita, quindi va fatta sul piano emotivo, perché magari determinati lavori o determinati obiettivi richiedono più pazienza di altri, richiedono più stress di altri, richiedono più pressione, sono sottoposti a pressioni più grosse, a pressioni maggiori rispetto che altri. Ok? Dal punto di vista intellettuale è normale che se io voglio fare il cuoco dovrò studiare qualcosa a proposito dei cibi, dovrò essere capace di capire come si sposano bene due cibi o come magari due cibi proprio nello stesso piatto non ci stanno. Se io faccio il giornalista e scrivo, si pensa, purtroppo in questo periodo so che quello che sto dicendo non è vero, però purtroppo io sono ancora della vecchia scuola e penso che un giornalista debba saper utilizzare congiuntivi, per cui magari un po' di grammatica italiana va studiata. Ok? Se io voglio fare l'interprete giapponese, devo sapere il giapponese. Non posso fare l'interprete giapponese solo perché mi piace il Giappone e non sapere la lingua. So che vi sto dicendo cose banali, ma è per farvi fare una riflessione, perché ovviamente io non posso conoscere gli obiettivi di ognuno di voi, di ciascuno di voi, per cui è per farvi fare delle riflessioni a seconda di quello che è il vostro obiettivo, che voi scegliate di perseguire, non so, una carriera oppure un obiettivo personale. Voi dovrete essere preparati a quell'obiettivo. Se volete fare la mamma o il papà o il genitore, diciamo così, dovrete essere preparati ad avere un figlio, a svegliarvi di notte quando piange, a dargli il latte, a cambiargli i pannolini per i primi anni, a sentire le loro menate quando diventano adolescenti, a sentire i loro capricci quando sono bambini e vogliono magari qualche cosa. Dovete prepararvi a questo tipo di vita. Dovete essere consapevoli, se volete utilizzare la legge dell'attrazione a vostro favore e non subire questa legge, ma dovete essere consapevoli di quello che state andando a fare, in modo tale che ogni volta che vi si proporrà l'opportunità di imparare qualche cosa per potervi avvicinare ancora di più al vostro obiettivo, di sicuro sarete pronti e potrete cogliere quell'opportunità che l'universo vi propone, al posto che lasciarla sfumare così perché siete impreparati, o addirittura giocarvela male, ovvero averla tra le mani ma non riuscire a farla fruttare tanto quanto avreste voluto. Bene ragazzi, io mi auguro veramente di avervi fatto fare delle riflessioni. So che questo video in particolare era molto generico, ma l'ho fatto apposta perché voglio introdurre i video più specifici che saranno durante i prossimi giovedì. Quindi se non volete perderveli, vi consiglio fin da ora di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per essere aggiornati automaticamente da YouTube ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Se questo video vi è piaciuto, inoltre vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like e magari anche di condividerlo, perché chissà mai che se ha fatto fare qualche riflessione a voi possa far fare qualche riflessione opportuna anche a qualcuno che magari voi conoscete o che frequenta le vostre pagine social. A me non rimane che ringraziarvi, dandovi appuntamento al prossimo video con un grandissimo bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi ancora un video per imparare nella pratica ad utilizzare a nostro vantaggio la legge dell'attrazione. Oggi parleremo dello studio. Se siete curiosi di fare qualche riflessione insieme a me a proposito di questo argomento e della sua relazione con la legge dell'attrazione, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla.
Oh, bentornati e bentornate. Oggi parleremo di studiare, studio, studiare. A tante persone questa cosa qui gli dà fastidio, perché quando parliamo di studiare ci ricordiamo, ci viene in mente tutto il tempo passato a scuola, dove magari ci annoiavamo, dove magari non andavamo d'accordo con gli insegnanti, con i compagni, magari non ci piaceva una materia e quindi andavamo male, poi litigavamo con i genitori. Insomma, i ricordi legati allo studio sono sempre molto ambivalenti e spesso e volentieri sono in qualche modo un po' intaccati da qualcosa di poco piacevole, noioso, dove no, oddio, dovessi tornare a studiare morirei, no, basta, sui libri non ce la faccio più. Ecco, parliamo dello studio in un modo completamente diverso. Parleremo dello studio e di come studiare un determinato argomento anche poco poco al giorno ci porterà vicinissimi al nostro obiettivo, in men che non si dica. Allora, innanzitutto vi ricordo che nell'info box avete tutta una lista di libri riguardanti agli argomenti di cui trattiamo in questi video particolari del giovedì, a cui potete attingere. Ovviamente vi lascio il link di Amazon, perché è più facile, è il sito dove li acquisto io, per cui è più facile per me lasciarvi quei link. Ovviamente li potete acquistare dove volete, sotto avete autore e titolo del libro e potete andarvi a fare una cultura su tutti questi argomenti relativi ai video che vi propongo io sul canale. Detto questo, proprio perché parliamo di studiare, vi faccio notare che io, per poter costruire queste rubriche, per poter costruire tutto questo canale, i cui video si basano proprio sulla bellezza interiore, soprattutto i video del giovedì, ma in realtà se vedete anche i miei video haul o i video on the road, i vlog, eccetera, sono sempre ricchi di questo genere di contenuti che vi metto anche al giovedì. E per costruire questo canale, che era il mio personale obiettivo, ho dovuto studiare, e ho dovuto studiare tanto, ed è per quello che tanti di voi mi dicono: Heller, sei preparatissima, Heller, come parli bene. Io sono una persona molto semplice che voleva condividere in maniera altrettanto semplice un sacco di concetti che spesso e volentieri nei libri sono astrusi, ok? Sono un pochettino complicati, complessi, si fa fatica a capirli. Questo era il mio obiettivo e per raggiungere questo obiettivo ovviamente ho dovuto, diciamo così, investire del tempo, dedicare del tempo a studiare quelli che erano gli argomenti che volevo condividere con voi. Si dice, pensate, che se iniziassimo a dedicare un'ora al giorno per ogni argomento che ci appassiona, nel giro di pochi anni, 4-6 anni, potremmo diventare esperti al pari di scienziati a livello mondiale. Per cui, ragazzi, cioè, se pensate che un'ora al giorno del vostro tempo lo potete dedicare ad una materia e diventare in 4 anni il più esperto del pianeta su quella materia con un'ora al giorno dedicata, io ci farei un pensierino. Inoltre, il fatto di studiare significa mantenere l'attenzione, il livello di attenzione nei confronti di quell'argomento che voi avete deciso di approfondire e di condividere, che avete deciso essere l'oggetto del vostro desiderio, significa mantenere l'energia e l'attenzione e il focus di quell'argomento sempre costantemente alto. E cosa dice la legge dell'attrazione? La legge dell'attrazione dice che noi attiriamo ciò su cui ci focalizziamo. Per cui se noi siamo costantemente, quotidianamente focalizzati su quell'argomento, e lo siamo con la lista delle priorità che abbiamo visto fino adesso, con i gesti quotidiani, ma anche con lo studio e quindi con l'attenzione, l'applicazione, l'approfondimento di determinate tematiche che fanno parte del nostro obiettivo, attenti ogni sacrosanto giorno, vuol dire che il focus rimane costantemente alto. E se il focus rimane costantemente alto, vuol dire che noi avremo le antennine costantemente alzate, grazie alle quali ci potremo accorgere di tutte quelle cose che ci servono per arrivare più velocemente al nostro obiettivo. E quindi attireremo, ok? Utilizzeremo la legge dell'attrazione per attirare verso di noi ciò su cui siamo focalizzati. Adesso, studiare non è sempre semplice, nel senso che spesso alcune persone hanno difficoltà a prestare attenzione per tanto tempo di fila ad un argomento. Allora io il consiglio che mi sento di darvi è questo: scegliete quello che è il mezzo più idoneo per voi. C'è colui a cui piace leggere,
C'è colui invece che preferisce guardare dei video, dei documentari. C'è chi ama fare tutte e due e quindi riesce ad applicarsi sia in un modo che in un altro. C'è chi ama gli audiolibri. C'è chi invece ha bisogno di sperimentare, vale a dire deve fare. Non so, mi viene in mente che magari una persona ha l'obiettivo di diventare cuoco, al posto di leggere il libro delle ricette o di guardare video tutorial, lui preferisce sperimentare. Tutti questi modi, tutti questi metodi sono metodi validi e si tratta di studio in ognuno di questi casi. Non è necessario leggere per parlare di studio. Anche sperimentare è studiare, anche guardare un video su YouTube, un video dedicato su YouTube o un documentario è studiare, ok? C'è chi studia le lingue sui libri, c'è chi studia le lingue non sapendo la lingua e trasferendosi per un mese, che ne so, in Giappone e imparandola direttamente dai giapponesi. Ognuno ha il proprio modo. Io non vi dico di stravolgere voi stessi per cercare di imparare qualche cosa che ancora non vi appartiene. Io vi dico di adattare quel qualcosa che ancora non vi appartiene a quello che è la vostra peculiarità, il vostro modo di vedere il mondo, il vostro modo di decodificare il mondo, ok? In quel modo l'argomento che voi andrete a studiare vi apparterrà davvero. Non sarà ovvero una cosa che avete semplicemente imparato a memoria perché vi siete letti 200 libri e quindi voi ripetete, non so, come tanti che leggono tutte le robe del pensiero positivo, non sperimentano mai, sono musoni dalla mattina alla sera, però hanno la bocca piena di pensiero positivo, ok? No, non sarà così. Se voi riuscirete a far sì che l'argomento del vostro obiettivo, quindi l'oggetto del vostro obiettivo, entri dentro di voi, al posto che al contrario essere voi adattarvi all'obiettivo, ok? Ad adattarvi all'obiettivo, ho dimenticato una preposizione. Eller, brava Eller! E quindi appunto se farete in questo modo, riuscirete sicuramente a far sì che l'obiettivo diventi davvero parte della vostra vita. E se diventa parte della vostra vita, ragazzi, quale sarà il vostro pensiero del mattino? Quale sarà il vostro primo pensiero del mattino e l'ultimo con cui andrete a dormire? Se fa parte, se una cosa vi appassiona e riesce ad entrare nella vostra vita, riesce ad entrare nelle vostre grazie, di sicuro sarà quella che farà parte della vostra vita e sarà quella la cosa a cui penserete costantemente nella vostra vita. Perché? Perché oltre ad appassionarvi è diventato oramai una parte di voi e quindi è imprescindibile. E quindi manterrete il focus alto e quindi la legge dell'attrazione, per la legge dell'attrazione vi arriveranno un sacco di opportunità che voi potrete sfruttare a vostro vantaggio per portare avanti il vostro obiettivo. Faccio sempre l'esempio del cuoco. Se il cuoco continua a sperimentare dei piatti nuovi e gli piace e vede che migliora e in un mese migliora tantissimo, poi migliora anche il mese dopo, poi migliora anche il mese dopo, poi lo fa assaggiare agli amici, poi lo fa assaggiare ai competitor, poi magari cerca un lavoro all'interno di una cucina e inizia ad imparare anche dallo chef con cui lavora, eccetera eccetera, questo lo porterà ad andare avanti e troverà sempre più opportunità di crescita nel proprio lavoro fino ad arrivare ad ottenere il proprio obiettivo, ad ottenere pienamente il proprio obiettivo, che magari era quello di diventare chef o di aprire un ristorante suo, ok? Quindi le opportunità non arrivano a chi voglio fare il cuoco, però nel frattempo sto studiando legge. Per diventare un cuoco ti arriveranno se continui a studiare la materia del cuoco, che tu la studi sperimentando o sui libri, non importa, ma comunque ti arriveranno quando il tuo focus sarà completamente, costantemente, ogni giorno, quotidianamente alto nei confronti dell'obiettivo che tu vuoi raggiungere. Ragazzi, mi auguro di avervi fatto capire un attimino qual è l'importanza dello studio. Oltre al fatto che, appunto, studiando un'ora al giorno il nostro argomento, probabilmente diventeremo quelli più esperti del mondo e quindi potrebbe essere una figata. Ma oltre a quello, se noi ci dedichiamo costantemente ad un argomento, vuol dire che teniamo il focus talmente alto che vedremo tantissime opportunità arrivarci sotto il naso e ci sarà quella giusta per noi per far sì che il nostro obiettivo si verifichi in men che non si dica.
Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò e non perdervene nemmeno uno. Per qualsiasi chiarimento c'è la parte dedicata ai commenti sotto l'info box, mi aspetto di leggervi, mi raccomando siate sempre educati, ricordatevi che voi siete responsabili dei vostri commenti. A me non rimane che salutarvi ringraziandovi di essere stati con me fino alla fine di questo video, mandandovi un grande grande bacio. E tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Anche oggi parliamo di legge dell'attrazione e impariamo ad utilizzarla con dei piccoli escamotage legati al nostro modo di vivere, di parlare, di vestirci, eccetera, eccetera. Sono cose abbastanza interessanti e se siete curiosi di sapere a che cosa mi riferisco, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, bentornati e bentornate, benvenuti e benvenuti, anche oggi parliamo di legge dell'attrazione e lo facciamo con un argomento importante. Allora, praticamente nello scorso video abbiamo visto che è fondamentale prepararsi al successo. Il successo di che cosa? Il successo del nostro obiettivo, che sia piccolo o grande, l'obiettivo non importa, ma bisogna essere preparati per il successo dell'obiettivo. E nel frattempo che ci prepariamo, se utilizziamo anche le opportune misure, diciamo così, adesso vedremo quali sono e a che cosa mi riferisco, abbiamo sicuramente l'opportunità di mantenere alta l'asticella dell'attenzione e quindi di mantenere alto il focus e, come sappiamo, la legge dell'attrazione ci dice che noi attraiamo tutto ciò su cui ci focalizziamo. Ok, quindi adesso parleremo proprio di come il nostro atteggiamento e le cose, le piccole cose quotidiane vanno effettivamente a mantenere questo focus alto. Allora, ci dobbiamo preparare al nostro successo e al raggiungimento del nostro obiettivo anche nelle modalità con le quali ci vestiamo, con le quali parliamo. Dobbiamo essere attenti ai luoghi che frequentiamo e alle persone delle quali ci circondiamo. Questo perché? Allora, vi faccio un esempio. L'esempio, in questo caso, porto il mio esempio di come sono partita con YouTube. YouTube per me aveva due argomenti che dovevo sviluppare. Da una parte l'argomento bellezza, inteso appunto come bellezza esteriore. Voi sapete che qui sul canale io faccio video dedicati al make-up, ma anche dedicati alla moda, e bellezza interiore, come per esempio questi video del giovedì dedicati all'interiorità, quindi a uno sviluppo interiore, a un miglioramento interiore. Quindi praticamente c'erano due tematiche importanti che dovevo portare avanti insieme. Da una parte la tematica proprio tecnica di YouTube, cosa vuol dire gestire un canale YouTube, aprirlo, come si fanno i video, come bisogna strutturarlo, quanti video bisogna pubblicare alla settimana per poter crescere, come fare, quali strategie sono migliori magari di altri appunto per poter far crescere la community, eccetera eccetera. E dall'altra parte c'erano appunto tutte le tematiche legate alla bellezza, quindi le tematiche legate al make up, le tematiche legate alla moda e le tematiche legate alla bellezza interiore, la crescita interiore. Se io non avessi portato avanti questi due filoni, uno legato alle tematiche e l'altro legato alla tecnica proprio del canale YouTube, e non avessi iniziato a, come dire, a mettermi in linea
in maniera, cioè proprio con il mio atteggiamento, con il mio comportamento, a mettermi in linea con queste tematiche, sarebbe stato tutto molto più lento e molto più difficile. Ho detto per esempio il vestirsi. Io mi occupo di moda e di bellezza. Se io mi proponessi in video a parlare di moda e bellezza con brufoli ovunque, capelli spettinati, sporchi e unti, vestiti fuori moda, brutti, rotti, sporchi, non stirati, eccetera, eccetera, quanto sarei credibile? Zero. E soprattutto, quanto il mio focus sarebbe coerente e coerentemente indirizzato al mio obiettivo? Zero. Se io non ho, come dire, se io non ho attenzione nella mia vita quotidiana per come mi vesto, come faccio a pensare di poter lavorare nell'ambito della moda? Altra cosa, se io non ho attenzione per la mia skincare, per il mio make-up, eccetera, come posso pensare di lavorare e di raggiungere un obiettivo lavorativo ben preciso, bello, alto, credibile, coerente, nel make-up e nel beauty? Stessa cosa, se io non ho mai letto nemmeno un libro che parli di interiorità, o comunque non mi sono mai confrontata, non ho mai fatto nemmeno una riflessione, non mi sono mai messa nemmeno a riflettere sulla mia interiorità, come faccio a parlare di interiorità in un video ed essere credibile con gli altri? Come faccio a trasmettervi qualcosa che io per prima non ho mai vissuto o comunque non mi interessa? Questa è la prima. È la prima delle cose. La seconda delle cose è: se questi argomenti non mi interessano, vuol dire che la mia attenzione, la mia focalizzazione non è su questi argomenti, ma è su altri argomenti. E quindi non mi accorgerei di tutte quelle opportunità che mi vengono proposte per far sì che la mia community e il mio canale che parla di questi argomenti possa crescere. A me sembra talmente evidente. Prepararsi al successo di questi obiettivi significa anche che se voi volete fare l'idraulico, ripeto, parlo di cose semplici perché è più facile. Se voi volete fare l'idraulico e vi presentate a casa della persona che vi ha chiamato per la sostituzione di un tubo, vestiti con la cravatta, la giacca, la manicure impeccabile, difficilmente questa persona rimarrà impressionata di primo acchito del vostro lavoro. Dovrete fare il doppio della fatica per rendervi credibili, per rendere il vostro lavoro credibile agli occhi di questa persona, esattamente come se siete un avvocato e quando vi si presenta qualcuno in ufficio siete vestiti con i jeans sporchi di grasso, la maglietta sudata e pezzata fino alla fine, la barba non fatta, i capelli tutti arruffati e sporchi, eccetera eccetera. Probabilmente una persona che entra nel vostro ufficio così e vi trova in quelle condizioni prende e esce senza neanche salutarvi, ok? Ogni cosa va, come dire, va interpretata, va vissuta in tutti gli ambiti della propria vita, cioè la vita richiede completezza, non potete fare una cosa a metà e pensare che la legge dell'attrazione vi dia un aiuto, perché la legge dell'attrazione dice, ve lo dico per l'ennesima volta, che noi attiriamo ciò su cui siamo focalizzati, per cui se noi non siamo focalizzati come degli avvocati non attireremo nessuna opportunità da avvocato, se noi non siamo focalizzati come degli idraulici non attireremo nessuna opportunità da idraulico, se noi non siamo focalizzati come youtuber che parlano di bellezza esteriore ed interiore non attireremo nessuna opportunità da youtuber che parla di bellezza esteriore e interiore, ok? È tutto un cerchio e deve essere tutto coerente, deve tutto tornare, perché se si trovano degli intoppi, le energie non è che svaniscono, si disperdono. E quindi è più difficile, si allontana l'obiettivo al posto che avvicinarsi. Mentre invece quando noi facciamo sì che l'attenzione sia sempre focalizzata in quella direzione, ok? Anche con le piccole cose della nostra vita quotidiana, per cui i vestiti, gli atteggiamenti, le persone con che frequentiamo, il che non vuol dire che io devo cambiare la mia migliore amica perché adesso voglio fare la youtuber. La mia migliore amica, se è la mia migliore amica, rimarrà la mia migliore amica, però io continuerò a fare la youtuber e frequenterò anche altre persone perché ho bisogno di confrontarmi anche su quegli argomenti, perché ho bisogno di capire anche quelle cose lì. È normale che se io voglio fare la cuoca,
avrò una migliore amica che magari fa l'avvocato, però io voglio fare la cuoca, per cui inizierò a frequentare persone che parlano di cucina. Inizierò ad interessarmi di argomenti che parlano di cucina e non per forza che parlano di legge. Capite quello che voglio dirvi? Bisogna integrare il focus all'interno della propria vita, in modo tale che questo focus rimanga sempre costantemente alto, e quando rimarrà sempre costantemente alto noi avremo sicuramente gli occhi abbastanza aperti per accorgerci di tutte le opportunità che ci vengono offerte e far sì che quelle opportunità possano essere da noi ovviamente lavorate ed elaborate in modo tale da avvicinarci il più possibile al nostro personale obiettivo. Ragazzi, spero di avervi fatto capire più o meno. So che questi argomenti sembrano banali da una parte e sono anche molto difficili da far capire e anche da trasmettere alle altre persone, però io veramente spero di avervi fatto capire un pochettino più o meno come organizzare la vostra vita in maniera generale, quindi come fare entrare nell'economia della vostra vita quello che è il vostro obiettivo in tutti i pori, in tutti i piccoli anfratti della vostra vita, in modo tale che il focus rimanga costantemente alto, senza forzature però. Se questo video vi ha fatto fare delle riflessioni, vi chiedo come al solito di condividerlo sulle vostre pagine social e magari anche di taggarmi in modo tale che potrò io a mia volta taggare voi e ricondividerlo. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me fino alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto vi chiedo anche di lasciarmi tanti tanti like di supporto e magari anche qualche commentino facendomi sapere come sta andando per voi questa rubrica, perché oramai siamo arrivati insomma al nono, se non mi sbaglio, video. Quindi fatemi sapere se vi sta piacendo, se vi sta dando dei risultati, se già state iniziando a vedere che fate chiarezza nei vostri obiettivi e che riuscite veramente ad indirizzarvi e a far entrare i vostri obiettivi all'interno della vostra vita quotidiana. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdervi nemmeno un video e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che YouTube vi avviserà automaticamente ogni volta che pubblicherò qualcosa qui su Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi ancora una volta parleremo di legge dell'attrazione e parleremo della macchina biologica. Se volete fare qualche riflessione insieme a me e soprattutto sapere perché due argomenti così vagamente, cioè apparentemente distanti, in realtà sono molto 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 importanti uniti, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, ho detto proprio così, prendersi cura della propria macchina biologica. C'è un detto che dice: come fai le piccole cose, fai anche le grandi. Ed è assolutamente vero. Come facciamo le piccole cose, come ci prendiamo cura delle piccole cose, le più banali, le più scontate, facciamo anche poi quelle grandi. E spesso e volentieri, tanto quanto ci dimentichiamo di prenderci cura della nostra macchina biologica, e per macchina biologica intendo proprio il nostro corpo, purtroppo ci dimentichiamo di prenderci cura dei nostri impegni lavorativi, dei nostri appunto obiettivi, eccetera, eccetera. È importantissimo invece questo aspetto. Pensate che io per esempio ho letto tantissimi libri anche di biografie di personaggi di successo, politici, attori, cantanti, gente che effettivamente i propri obiettivi li ha realizzati in maniera anche abbastanza palese e anche molto grossa, alcuni a livello internazionale, ma vi parlo della biografia per esempio di Gandhi. Gandhi questa cosa qui la diceva
spessissimo, o di Madre Teresa, eccetera, eccetera. E una cosa che proprio li caratterizza è proprio questa, il fatto di prendersi cura di se stessi innanzitutto, esattamente come poi vanno a prendersi cura dei loro affari o dei loro affetti, oppure dei bisognosi nel caso di Madre Teresa, degli oppressi politici nel caso di Gandhi, eccetera, eccetera, no? La propria macchina biologica è praticamente, se ci pensiamo, la base dalla quale partire per ogni cosa, perché noi viviamo grazie al nostro corpo. Nel momento in cui abbiamo un problema con il nostro corpo, la nostra vita inevitabilmente rallenta o addirittura in alcuni casi più gravi è obbligata a fermarsi. La nostra vita, diciamo, di relazione, lavorativa, eccetera, eccetera. Senza parlare di morte, ecco, intendo fermarsi nel senso che spesso anche una banale influenza, una banale febbre magari ci fa fermare, ci obbliga a fermarci completamente di fare qualsiasi genere di attività per una settimana, ok? Quindi prendersi cura della propria macchina biologica è importantissimo ed è fondamentale, ed è anche una cosa che anche lì si sposa perfettamente con la legge dell'attrazione, perché mantiene l'attenzione molto molto alta. E in che senso mantiene l'attenzione alta? Mantiene l'attenzione alta perché quando voi vi prendete cura di qualcosa e continuate ad avere appunto il ricordo costante del fatto che la vostra macchina biologica necessita di attenzioni tanto quanto la vostra vita lavorativa e tanto quanto il vostro percorso per raggiungere i vostri obiettivi, e lì il focus rimane quello. E noi abbiamo detto che la legge dell'attrazione non lavora su delle cose specifiche, lavora su delle energie, per cui se io sono focalizzata su un'energia di attenzione nei confronti della mia persona, un'energia di attenzione ai dettagli, il mio focus condizionerà appunto, grazie alla legge dell'attrazione, tutto ciò che sarà il cogliere le opportunità che l'universo ci offre per sviluppare quei particolari e quei dettagli e per prenderci cura della nostra vita in generale. Quindi non solo della macchina biologica, ma anche proprio di quello che è la nostra vita, la nostra crescita, anche dal punto di vista, non lo so, degli obiettivi, lavorativo, della vita personale, della vita di relazione, eccetera, eccetera. Inoltre, prendersi cura della nostra macchina biologica ci permette di avere sempre l'energia necessaria per poter cogliere e far fruttare le opportunità che ci si presentano. Faccio un esempio: se mi si presenta l'opportunità di partecipare ad un evento come youtuber, come influencer, e io sono praticamente a pezzi con il moccio al naso e ho la febbre, difficilmente potrò partecipare a questo evento, però magari questo evento era importantissimo. Quindi il fatto di prendermi cura della mia macchina biologica mi serve anche a farmi trovare pronta nel momento in cui l'opportunità si manifesta. Ma molto più banalmente, non parliamo di salute, parliamo per esempio proprio di estetica. Nel mio lavoro io ho scelto di fare un lavoro in cui l'immagine conta molto molto ed è molto importante, direi fondamentale. Per cui nel momento in cui mi si offre l'opportunità, per esempio un cliente di bikini mi offre l'opportunità di fare servizio fotografico e il servizio fotografico è domani e io dall'estetista non ci sono stata, ho le unghie tutte distrutte, oppure ho i chili di troppo, ok? I chili di troppo io intendo veramente quelli di troppo, ragazzi, non si vuole qua in questi video, incitare all'anoressia, assolutamente, però ovviamente se fai delle foto in costume non è che posso presentarmi con 10 kg di cellulite, abbiate pazienza, o perlomeno magari anche sì, però magari anche no, se quel cliente non vuole la modella curvy, ok? Io non sono una modella curvy, sono una modella normale, e quindi nel momento in cui io mi sento a mio agio col mio corpo, il mio corpo è fresco, tonico, ben curato, mi sono depilata, mi sono fatta le unghie, non ho particolari problemi, non ho la ricrescita fino a qua,
vado e non devo perdere del tempo, non devo aggiungere delle priorità nella mia lista che è già magari molto piena perché ho già fatto tutte le mie cose. Costantemente mi sono presa cura della mia macchina biologica, per cui la mia macchina biologica è in grado di affrontare il servizio fotografico oppure l'evento oppure quello che deve affrontare per il raggiungimento del mio obiettivo. Il mio obiettivo può essere YouTube, può essere un obiettivo lavorativo, può anche essere un obiettivo personale, ok? Quindi prendersi cura della propria macchina biologica è il minimo indispensabile che è richiesto di fare affinché noi possiamo raggiungere i nostri obiettivi in totale concordanza con quello che dice la legge dell'attrazione, ok? Tante volte mi arrivano mail di persone che mi dicono: ah, ma io, sai, vorrei tanto lavorare anche io nel campo della moda, dell'influencer, eccetera eccetera, ti mando una foto. Poi mi mandano delle foto e io vedo persone che sono magari molto, come dire, sciatte, nel senso che proprio non si curano, magari hanno una ricrescita importante a livello di tinta o di capello bianco, magari non si sono depilate, mi è capitato anche questo, ok? O magari hanno un viso molto segnato, ma non molto segnato perché è molto vissuto, ma molto segnato perché magari non sono abituate a struccarsi la sera prima di andare a letto, non si fanno mai e poi mai un massaggio al viso, oppure hanno le unghie tutte mangiate, oppure hanno i denti completamente gialli, e non gialli perché hanno una malattia, ma perché si lavano poco e bevono tanto caffè. Ok, quindi sono queste piccole cose. Tra l'altro ho fatto anche una rubrica proprio di consigli di bellezza senza spendere un euro, che è proprio il prendersi cura in maniera molto banale, semplice e quotidiana della propria macchina biologica. Adesso io sicuramente quando vado a fare la spesa non mi metto gli inghingheri per andare a fare la spesa, non sono il tipo, ragazzi. Io sono una persona molto 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 semplice, molto umile sia interiormente che fuori. Sono molto alla mano, mi vedete anche quando mi incontrate. Ultimamente tantissime persone mi incontrano per strada, mi salutano, mi riconoscono, si fanno il selfie, eccetera. Ok, quando mi incontrate lo vedete che io non sono una dalle grandi pretese. Certo, faccio le cose di classe, soprattutto ultimamente sto lavorando con brand proprio di lusso, del mondo del lusso. Ma perché? Ma perché io sono proprio molto attenta ai dettagli, ma a quelli basilari, a quelli semplici, a quelli della faccia pulita, a quelli dell'espressione pulita. Ed è questo l'importante. L'importante è sempre nella propria semplicità riuscire a mantenere una pulizia di base, una cristallinità, una trasparenza di base sia interiormente che sulla macchina biologica. E prendersi cura di sé sia interiormente che nella macchina, proprio a livello di macchina biologica, è fondamentale, ragazzi, è fondamentale per poter essere pronti nel momento in cui l'occasione si presenta. E vi ricordo per l'ennesima volta che la legge dell'attrazione dice che noi attraiamo ciò su cui siamo focalizzati, per cui nel momento in cui noi ci siamo fatti le nostre liste di priorità, siamo focalizzati sul nostro obiettivo, attraiamo delle opportunità che ci porteranno più vicine al nostro obiettivo. Ma se non siamo pronti a livello di corpo, perché magari non siamo in salute o perché magari non siamo preparati e quindi abbiamo le unghie mangiate, siamo completamente impresentabili, non va bene, perché perderemo un'opportunità. Per cui se vogliamo poter sfruttare la legge dell'attrazione in pieno nella nostra vita, dobbiamo anche farci trovare pronti come macchina biologica. Ragazzi, io mi auguro di aver fatto chiarezza anche su questo punto. Giovedì prossimo vedremo un altro video importantissimo e vedremo come prenderci cura dell'ambiente in cui viviamo, che è un'altra delle cose sottovalutatissime ma fondamentali per poter davvero cogliere tutte le opportunità che ci arrivano grazie alla legge dell'attrazione. Quindi, se non volete perdervi nessun video, vi consiglio di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che YouTube vi avviserà nel momento in cui pubblicherò qui su LR Channel. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati con me fino alla fine di questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo anche di lasciarmi tanti tanti like di supporto e magari un commentino con un piccolo cuore, così io saprò che avete visto il video fino alla fine. Vi do appuntamento al prossimo video mandandovi il solito mega mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.
Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi vedremo come prenderci cura del nostro ambiente per poter arrivare preparati a cogliere ogni opportunità che la legge dell'attrazione ci offrirà. Quindi se siete curiosi di sapere come fare, di fare qualche riflessione insieme a me, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò su questo canale. A me non rimane che mandarvi un bacio e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bene, stiamo arrivando addirittura d'arrivo, ragazzi. Questo è uno degli ultimi video, ma è importantissimo e fondamentale. È un altro di quegli argomenti molto sottovalutati che però sono necessari assolutamente per poter usufruire della legge dell'attrazione al 100%, ovvero prenderci cura del nostro ambiente. Abbiamo parlato negli scorsi video di superfluo, abbiamo anche parlato negli scorsi video di priorità e abbiamo anche parlato di come prenderci cura della nostra macchina biologica. Allora, questi argomenti sono sottovalutatissimi, ma sono fondamentali per poter davvero mettere in pratica la legge dell'attrazione nella nostra vita. Vi ricordo che la legge dell'attrazione dice che noi attraiamo ciò su cui ci focalizziamo. E in che modo si manifesta questa attrazione? Con le opportunità che ci vengono offerte dall'universo e che noi ci ritroviamo ovunque, ok? Però se vediamo un'opportunità e non siamo in grado di sfruttarla al 100%, capite bene che è un gran problema, perché l'opportunità c'è arrivata, però noi o non eravamo preparati o non eravamo attenti o non abbiamo capito o non eravamo abbastanza focalizzati e per cui non ce ne siamo manco accorti, ma in qualche modo quell'opportunità è volata via e questo non va bene. Se vogliamo utilizzare al 100% la legge dell'attrazione, dobbiamo imparare ad utilizzare anche questi mezzi di cui abbiamo parlato, e l'ambiente in cui viviamo e in cui operiamo è fondamentale. Primo, perché spesso e volentieri gli ambienti sono pieni di superfluo e, come abbiamo visto qualche video fa, il superfluo ci rallenta, non solo ci rallenta, ma a volte ci impedisce, nel vero e proprio senso della parola, di cogliere le opportunità che ci vengono offerte, ovvero di vederle, di accorgercene. Perché? Perché siamo impegnati a fare altro, perché siamo impegnati a pensare ad altro e perché magari abbiamo dei problemi, non so, magari col disordine o con la casa che non va bene o con l'ambiente che non ci piace e che non ci permette di riflettere in maniera serena. Insomma, abbiamo dei problemi ad individuare quelle che sono le opportunità, a coglierle e a farle fruttare, ok? Perché magari riusciamo ad individuare l'opportunità, la cogliamo, ma non abbiamo l'ambiente giusto per farla fruttare. Vi faccio un esempio sempre legato al mio lavoro, youtuber, ok? Io ho avuto un sacco di opportunità, ma purtroppo finché non mi sono organizzata, anche se nella mia cucina, perché non è che ho dovuto cambiare casa o affittare uno studio per farmi video, mi sono organizzata nella mia cucina, ma finché non mi sono organizzata l'ambiente per poter fare dei video decorosi, i miei video non erano belli, non offrivo dei contenuti che fossero completamente in linea con quello che voleva essere Eller Channel. Mentre invece adesso, pur rimanendo in casa mia, nella mia cucina, e dovendo rinunciare ovviamente a mangiare sul tavolo, perché quando io filmo i video, quei 2-3 giorni di fila che faccio di filmati di video, io e Mr. X purtroppo siamo costretti a mangiare a letto, ok? Perché qua cucina e soggiorno sono tutti invasati delle mie cose di YouTube, ma finché non ho organizzato l'ambiente, il mio ambiente, come era giusto che fosse organizzato, non ho potuto lavorare in serenità. Non riuscivo a pubblicare i video che volevo pubblicare, non riuscivo a pubblicare con la frequenza che volevo pubblicare, ma non riuscivo nemmeno ad impegnarmi mentalmente per riuscire a fare video nel modo in cui li volevo fare. Io oggi guardo un mio video di oggi e sono
sono contenta di come ho parlato, di quello che ho scritto, di come l'ho strutturato, della copertina che ho fatto, sono contenta di quello che si vede nel video, quindi del backstage, cioè del back del set, sono contenta di me stessa, trucco e parrucco, come riesco a mettermi giù, ok, sono contenta dell'inquadratura. Ma fino a qualche video fa, se guardo i primi video che ho pubblicato su LR Channel, non li tolgo perché ovviamente fanno parte di uno storico ed è giusto così, però se guardo i primi video di LR Channel dico mamma mia che cosa ho pubblicato, ok? Non riuscivo proprio a causa dell'ambiente a dedicarmi in maniera serena, costante e soprattutto focalizzata sul mio obiettivo. Questo significa che ogni volta che mi si proponevano delle opportunità, o non le vedevo, o quando le vedevo non riuscivo mai a farle fruttare al 100%. E questo è un peccato, perché tante opportunità magari ti arrivano una volta e la volta dopo no. Adesso, per esempio, avrei delle opportunità magari di fare delle collaborazioni, ma non ho il posto, per cui mi sto organizzando per cercare di creare un ambiente o comunque di avere un ambiente grazie al quale io potrò nel mio studio registrare anche delle collaborazioni con delle altre amiche youtuber, ma ovviamente in questo ambiente qua che permette che ci sia solo io, ok, è molto difficile e quindi non riesco a farlo, o perlomeno non riesco a farlo quanto vorrei. Ecco, avere cura del proprio ambiente, dell'ambiente in cui si vive e dell'ambiente in cui si lavora è fondamentale ed è importantissimo. Il fatto di avere il superfluo in giro per l'ambiente, quindi magari del disordine, quindi magari delle cose che distolgono l'attenzione, ci rallenta tantissimo o addirittura ci impedisce di arrivare a un secondo step di priorità nella lista delle priorità che ci eravamo prefissate, e questo non va bene. Quindi quello che io vi consiglio è di all'interno di quello che è l'economia della vostra vita e di tutto quello che voi fate nella vostra vita, di trovare una quadra che faccia sì che il vostro obiettivo e la vostra vita possano essere come dire incastrate insieme e avere all'interno di questo incastro un ambiente che possa essere vantaggioso per entrambe. Un ambiente che vi permetta di poter cogliere le opportunità che vi si presentano con facilità e di poterle sfruttare soprattutto al 100%, senza avere degli intoppi, senza avere dei rallentamenti e senza avere degli ostacoli che sono completamente e totalmente stupidi e potrebbero essere gestibili semplicemente mantenendo un ambiente in ordine o comunque adatto a quello che deve essere appunto il vostro ambiente, l'ambiente in cui portate avanti la vostra vita e il vostro obiettivo magari lavorativo o magari personale. Buon ragazzi, per me questo è fondamentale. È stato fondamentale organizzarmi l'ambiente. Io purtroppo ho ancora una grossa difficoltà in questo ambiente perché è troppo piccolo e faccio veramente fatica. Per esempio, non riesco a fare gli haul indossati, cioè i video haul indossati o comunque dei vestiti indossati, io qui dentro non li posso fare perché non ci sono gli spazi, quindi non mi riesco a riprendere, cioè per riprendermi in figura intera devo praticamente smontare la casa e ogni volta è un grande fastidio. E quindi praticamente sul mio canale, nonostante io vorrei fare dei video lookbook, dei video dedicati proprio a come fare gli abbinamenti eccetera eccetera, non riesco a farli in questo momento perché non ho lo spazio. Mi sto organizzando, ma è fondamentale, perché sennò non riuscirò mai ad ottenere il mio obiettivo su YouTube. Quindi questa è una cosa che, per esempio, a me manca tantissimo. Mi auguro di avervi fatto capire l'importanza fondamentale di questa tematica, mi auguro che di avervi fatto fare magari anche qualche riflessione, perché tante volte voi pensate di aver mancato l'obiettivo a causa di una problematica dovuta, che ne so, appunto al denaro, di solito si dà la colpa al denaro, al tempo, ai figli, agli impegni eccetera eccetera, invece in realtà se semplicemente aveste avuto un ambiente messo a posto in maniera idonea proprio per quelle per le vostre esigenze o le esigenze del vostro obiettivo, probabilmente il vostro obiettivo l'avreste centrato. E quindi niente ragazzi, fate una bella riflessione. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo anche di condividerlo, perché tante volte le riflessioni che facciamo noi le fanno anche gli altri, ma noi pensiamo che siamo gli unici a non aver pensato a quella cosa. In realtà
normalmente se c'è una persona ce ne sono anche altrettante 10.000 che non ci hanno pensato, per cui se avete voglia condividetelo, esattamente come vi chiedo sempre di condividere tutti i video che vi fanno fare qualche riflessione interessante, perché è tanto bello vedere i gattini, li guardo anch'io, mi faccio un sacco di risate, sono tanto dolci, però è tanto bello anche ogni tanto guardare sui social degli altri e vedere che ci sono dei video interessanti che ti fanno fare qualche switch in più. Se lo fate, ovviamente taggatemi, io come vedete sul mio profilo Instagram vi ritaggo tutti, perché mi fa piacere poter dare una vetrina e soprattutto poter ricambiare il favore quando qualcuno magari tagga un mio video o mi fa un piccolo complimento. Grazie veramente con tutto il cuore. A me non rimane che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video. E per far questo vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblicherò, perché YouTube vi manderà una notifica. Se il video vi è piaciuto vi chiedo anche tanti tanti like di supporto. A me non rimane che ringraziarvi ancora una volta per l'ennesima volta, mandandovi il solito mega bacio e tantissimo ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su LR Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Oggi parliamo ancora di legge dell'attrazione e diciamo che così la indirizzeremo verso una delle mie tematiche preferite in assoluto, ovvero la gratitudine. Se volete fare qualche riflessione con me, volete sapere che cosa c'entrano la legge dell'attrazione e la gratitudine insieme, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh raga, mi vedete? Vedete già il sorrisone che ho? Perché questo argomento è uno dei miei preferiti. Pensate che io mi sono meritata il titolo di madrina della gratitudine, perché qualche anno fa ho fatto uscire qui sul tubo una rubrica di 23 video di esercizi per praticare la gratitudine. Ve la lascio nelle schede perché è importantissima la gratitudine. Adesso vi farò capire come è importante. Allora, innanzitutto, essere grati nella vita significa coltivare dentro di sé uno spirito che è indirizzato a ricordare e a mantenere vive le emozioni di gioia. Perché? Perché quando siamo grati di qualcosa normalmente è perché abbiamo avuto una gioia, quindi ci hanno fatto un regalo, è successo qualcosa di bello e quindi siamo grati di quelle cose. Tendenzialmente non siamo mai grati quando ci succede una roba brutta, ok? Siamo tristi quando ci succede una roba brutta. Quindi il fatto di continuare ad avere la gratitudine viva dentro di sé significa continuare a mantenere vive queste sensazioni di gioia. E la legge dell'attrazione cosa dice? Che noi attrarremo tutto ciò su cui siamo focalizzati. Quindi se siamo focalizzati sulla gioia, attrarremo tutte quelle opportunità di vita che faranno sì che la nostra vita sia ancora più gioiosa. E soprattutto c'è una, diciamo così, una legge quantica, diciamo, in realtà è una teoria che credo sia stata resa pubblica da Fabio Marchesi, che in realtà ne ha parlato, pensate, anche durante un convegno alle Nazioni Unite, per cui non vi dico niente di così inventato, magico, aleatorio, occulto, no, vi dico una cosa proprio scientificamente, diciamo così, teorizzata, ecco. C'è questa tecnica chiamata tecnica del campo Gia, gratitudine incondizionata anticipata, Gia. Perché? Perché a quanto pare ogni volta che noi siamo grati prima generiamo tutte quelle emozioni
e quindi creiamo di gratitudine e quindi creiamo un disequilibrio. Siccome l'universo ha necessità di mantenere l'equilibrio, deve creare delle situazioni grazie alle quali quella gratitudine e quindi quella gioia derivata dalla gratitudine sia giustificata. Per cui ovviamente ci accadranno cose per le quali essere grate. Io questa cosa l'ho messa in pratica parecchie volte nella mia vita ed ha sempre funzionato. Quindi vi dico, innanzitutto ve lo dico per esperienza che funziona, e poi se ci fate caso, ogni volta che voi siete grati, oppure anche quando siete innamorati, quando vi prendete una cotta, quando avete tutte quelle energie super positive, non vi sembra che vi succedano sempre cose sempre positive? No, cioè vi siete innamorati e va tutto bene, siete grati di qualcosa, vi è successo qualcosa di bello e magicamente va tutto bene, si risolve tutto quello che avevate in mano diventa tutto magicamente bello. Ecco, è proprio questo il punto. Quando voi siete focalizzati su cose gioiose, su cose ricche di opportunità, l'universo vi darà altre opportunità delle quali essere gioiosi, delle quali essere grati, dalle quali arricchirsi, ok? E questa cosa è importantissima quando si vuole utilizzare la legge dell'attrazione, perché immaginatevi questo: io ho il mio focus, per cui io ho deciso dove voglio andare, ho il mio obiettivo da realizzare, ho fatto tutta la mia lista delle priorità, ho tolto tutto il superfluo, comprese le paure, compreso tutti i superflui delle pippe mentali, compresi insomma tutte le cose che non mi servono, e sono piena di gratitudine. Cioè, vi immaginate la potenza che avete di questo cocktail che avete dentro? Cioè, voi state dando all'universo dei focus di direzione che oramai avete bella dritta e focalizzata dentro di voi, gratitudine per cui avete tutta questa gratitudine che non si sa ancora verso che cosa dovrebbe essere indirizzata, per cui l'universo la deve giustificare, gioia infinita, e per cui, come abbiamo detto, la legge dell'attrazione ci manda, cioè noi attraiamo, ok, grazie alla legge dell'attrazione, ciò su cui siamo focalizzati. Per cui se siamo focalizzati sulla gioia, attrarremo altra gioia. Immaginatevi che cocktail esplosivo: altra gioia e altra gratitudine che andranno ovviamente ad indirizzarsi sulla strada del nostro obiettivo, e quindi sarà molto, ma molto più facile poter far fruttare tutte le occasioni e le opportunità che ci arriveranno appunto grazie alla legge dell'attrazione. Ragazzi, questa cosa della gratitudine è fondamentale. Molti di voi mi dicono: ah, ma io non so fare la gratitudine. Altri mi dicono: ah, ma io la gratitudine la faccio se mi succede qualcosa di bello, se no che cosa la faccio a fare. Altri ancora mi dicono: ma io per cosa dovrei essere grata nella mia vita? Allora, io, dato che non posso in questo video in particolare, perché sennò durerebbe 40 minuti, non posso ripetervi tutto ciò che vi ho detto nella rubrica, vi invito ad andare sulla rubrica che ho fatto di 23 video sui video. Sono video brevissimi, ragazzi, alcuni addirittura sono un minuto e mezzo di video. Vi invito ad andare sulla rubrica che ho realizzato sugli esercizi per praticare quotidianamente la gratitudine, e vi invito a metterli in pratica, cioè guardate quegli esercizi, tanto sono 21 esercizi e poi ci sono dei video 21 esercizi particolari, e poi ci sono ovviamente il video di intro e il video di outro, ok? Quindi avete 21 esercizi da fare, ma veramente imparate ad essere grati nella vostra vita delle cose giuste, e vi garantisco che la vita vi cambia nella maniera più totale. E se vedete sotto nei commenti di quei video, ci sono tantissime testimonianze di persone che hanno proprio cambiato e modificato completamente la loro vita grazie a quegli esercizi. Tra l'altro, volevo sottolineare che io non vi dico niente di nuovo, ragazzi, cioè io tutto quello che io ho appreso l'ho appreso leggendo decine di libri, andando a decine di corsi, ho speso un sacco di soldi nella mia vita per potermi formare su queste cose, comprando appunto libri ma anche comprando corsi. I corsi costano anche tanto, ragazzi, i corsi di Tony Robbins, di Hacker, di diciamo così guru internazionali che venivano in Italia, costano veramente un patrimonio. Io ho fatto anche dei percorsi che sono durati anni,
anni per aiutare me stessa a venire fuori dal piattume, dal vittimismo, dal lamentosismo e dal giudizio che mi avevano insegnato, che la società ci insegna quotidianamente. Ma nel momento in cui ho imparato tutte queste cose, mi sembrava di sciuparle, di sprecarle tenendomele solo per me. Ho voluto ricambiare il favore ed è per questo che voi trovate sul mio canale questi video. Quindi io vi dico, veramente non vi costa niente se non spendete un po' di tempo, andateveli a vedere questi video, perché non dicono niente di nuovo, ma ve li ho detti a modo mio, un po' come sto facendo adesso. Vi ho detto le stesse cose che vi dicono tutti quanti, ma ve le ho dette a modo mio. E se il mio modo di raccontarvi le cose o di farvi capire le cose o di trasmettervi le cose vi è piaciuto, andatevi a vedere anche quelli, perché vi aiutano, veramente vi aiutano. Basta, vai, vedete che io mi infervorisco quando c'è una cosa che mi interessa veramente tanto e che a me davvero ha cambiato la vita. Io veramente mi infervorisco tantissimo perché dico, cavoli, io averlo saputo prima, ma quanto dolore mi sarei risparmiata, quanto tempo buttato via avrei risparmiato, quanta fatica avrei risparmiato alla mia vita se queste cose che ho imparato dal 2009 in avanti le avessi sapute anche prima, se me le avessero dette prima, se me le avessero insegnate a scuola, se me le avessero trasmesse i miei genitori. Però i miei genitori non le sapevano, se no me le avrebbero trasmesse, capito? Quindi io vi dico, andateveli a vedere con i vostri figli. Ci sono tante mamme che mi scrivono, io guardo i tuoi video con i miei figli, o tanti figli che mi scrivono, io guardo i tuoi video con i miei genitori. Andateveli a vedere, perché è una crescita per tutti, è un valore aggiunto per tutti. Poi sapete una cosa, se non ci credete, non vi piacciono, pensate che non fanno per voi, chiudete il video e non muore nessuno. Avete, tra virgolette, dedicato qualche minuto della vostra vita che non è andato in porto, ma quanti minuti della nostra vita ogni giorno sprechiamo incazzate? Bon, basta, la finisco, voi andate a vederli, veramente, ve lo dico veramente con tutto il cuore. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, ma soprattutto, come al solito e come ogni video, vi chiedo di condividerlo. Vi chiedo di condividerlo come vi chiedo di condividere tutti i video che vi fanno riflettere, tutti i video che vi lasciano qualche cosa, perché come dico sempre è meraviglioso vedere i video divertenti dei gattini, dei topolini, oppure vedere i video veramente che ti fanno morire dal ridere, dove ci sono i tuoi amici che si infilano le dita nel naso. Per carità, tutti guardiamo questo genere di video. Due dei miei migliori amici sono scherzi di coppia, fanno prank, io mi guardo i loro video e rido come non so che cosa. Però nella vita non c'è solo quello, nella vita ogni tanto serve anche di fare qualche riflessione, per cui ogni tanto è bello trovare sui social anche qualche video che ti faccia frullare un pochettino qualcosa nel cervello, oltre che ridere di cuore. Quindi se avete voglia condividetelo, mi raccomando taggatemi, tanto dopo io vi ritaggo come sto facendo sempre con chiunque mi sta taggando. Vi ringrazio tantissimo di aver seguito questa rubrica fino a questo video e questo video fino alla fine. Se l'avete fatto, vi chiedo di lasciarmi un piccolo cuore nei commenti, così io saprò che avete visto tutto fino a qua. Se non volete perdervi gli ultimi due video, gli ultimi due video di questa rubrica, vi consiglio di iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella delle notifiche, così verrete aggiornati automaticamente con una notifica di YouTube ogni volta che pubblicherò un nuovo video. A me non rimane che salutarvi mandandovi il solito mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, penultimo video e sicuramente ultimo consiglio che ho da darvi per sfruttare al 100% questa fantomatica legge dell'attrazione in pratica. Oggi parleremo di aiutare gli altri. Ebbene sì, ragazzi, aiutare gli altri ha un grandissimo peso nella vita di ognuno di noi e nel raggiungimento dei propri obiettivi. Se volete sapere come, ovviamente, non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla.
Bene ragazzi, allora voi lo sapete che qui su Heller Channel c'è un modo di pensare abbastanza particolare. In realtà secondo me dovrebbe essere normale pensare così. Io penso così e mi aspetto che tutto il mondo lo faccia. Purtroppo mi devo rendere conto che ogni volta quello che io penso è un po' fuori dalle righe. Ebbene sì, secondo me una condizione fondamentale affinché i vostri obiettivi si realizzano è il fatto di poter aiutare gli altri. Come vi ho detto in tanti altri video, io ho letto tantissime biografie di persone di successo che sono arrivate veramente a successi strepitosi, a successi internazionali, a successi impensati a volte. E uno dei punti fondamentali comune a tutte queste biografie era proprio questo. Queste persone, questi uomini e queste donne, avevano trovato il modo di rendere il loro obiettivo, quindi il raggiungimento del loro obiettivo, quindi alcuni passaggi all'interno del raggiungimento del loro obiettivo oppure il loro obiettivo finale, utili al raggiungimento degli obiettivi degli altri. Se ci pensate, chi ha successo è effettivamente chi presta un servizio, no? Quindi che il servizio possa essere il servizio di vendere qualcosa, o possa essere un servizio educativo. Effettivamente ciò che ha successo nella vita è ciò che aiuta la vita delle altre persone. Perché? Perché le altre persone ne hanno un bisogno. Per cui se voi trovate all'interno della vostra scaletta che abbiamo fatto di priorità, trovate dei punti grazie ai quali, mettendoli in atto, potete aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi, siete a cavallo. E siete a cavallo anche da un punto di vista di legge dell'attrazione. Perché? Perché non solo la focalizzazione sarà orientata al raggiungimento del vostro obiettivo, ma anche emotivamente vi sentirete orgogliosi di star raggiungendo il vostro obiettivo. Vi sentirete orgogliosi perché raggiungendo il vostro obiettivo, al posto di calpestare gli altri, un po' come si è soliti pensare spesso quando si fanno le cose alla carlona, io guardo me stesso e l'altro chi se ne frega, sono disposto a passare sopra la testa di tutti pur di raggiungere il mio obiettivo. E invece in quel modo, se voi trovate la quadra e riuscite a raggiungere il vostro obiettivo, al posto che calpestando gli altri, aiutando gli altri, ma lo sapete che avete veramente vinto al 100%? E sapete quante opportunità vi troverete davanti agli occhi in quel caso? L'universo ve le farà fioccare le opportunità, perché non solo saranno opportunità che andrete a richiedere voi emanando la vostra energia di raggiungimento dell'obiettivo, che sarà potenziata dalla vostra energia emotiva, quindi non ci sarà solo l'energia mentale del vostro focus. Vi ricordo che la legge dell'attrazione dice che noi attraiamo ciò su cui siamo focalizzati, non ciò che ci piace, quindi ciò su cui noi miriamo, ciò che manteniamo nel nostro cervello costantemente ad un livello di attenzione alta. Ma se noi all'interno di questo livello di alta attenzione abbiamo anche l'attenzione del nostro vicino, che praticamente ci fa sentire quanto è importante il nostro lavoro anche per lui e magari anche per qualcun altro e magari per un gruppo di persone, avete voglia di quanto l'universo farà sì che il vostro obiettivo arrivi il più velocemente possibile. Avete voglia di quante opportunità voi vedrete intorno a voi e avrete voglia di quanto potrete coglierle. Perché questo? Vi ricordate quando parlavamo della lista delle priorità e vi dicevo che all'interno della lista non dovevate farvi spaventare da quelli che erano gli ostacoli, perché gli ostacoli si possono superare in partnership con qualcuno? Esattamente, proprio questo. Quell'ostacolo che voi pensavate insormontabile, molto probabilmente, mentre voi aiutate il vostro vicino a raggiungere il proprio obiettivo, il vostro vicino potrebbe essere proprio colui che vi aiuta a superare quell'ostacolo e ad avvicinarvi ancora di più al vostro obiettivo. Quindi vedete bene che nel momento in cui il vostro obiettivo è focalizzato
molto, in maniera molto lineare e molto dritta, quindi senza troppo disperdersi. Ma all'interno di quella strada ci sono anche gli interessi di qualcun altro che può a sua volta essere utile ad aiutare voi a raggiungere il vostro obiettivo. Praticamente avrete, non so come spiegarvi perché è difficilissimo spiegarvelo, però io l'ho provato sulla mia pelle, avrete tutto in mano. Vi faccio l'esempio appunto di Heller Channel. Allora, Heller Channel è nato senza grosse pretese, perché io non sapevo neanche esattamente che cosa dovevo aspettarmi da questo canale. A un certo punto però ho detto, dato che ho visto appunto i vostri feedback e c'era tanta gente che mi diceva: ah, Heller, mi hai cambiato la vita con questo video, mi hai fatto capire tante cose, io finalmente ho trovato il coraggio di fare un cambiamento, eccetera eccetera. A un certo punto, quando ho iniziato a vedere tutti questi feedback che mi dicevano che i miei video erano importanti per la loro vita, allora a quel punto ho iniziato a focalizzarmi con una, cioè mantenendo un tasso di responsabilità molto più alto riguardante i contenuti dei video che pubblicavo. E proprio in virtù di questi contenuti io ho iniziato ad avere una visibilità molto 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 più alta rispetto a quella che avevo prima. E questa cosa è andata di pari passo: più io aiutavo voi a fare un cambiamento nella vostra vita, a ottenere qualche cosa di importante, a sentirvi semplicemente meglio, e più voi aiutate me a crescere nel mio obiettivo di raggiungere i miei famosissimi 250.000 iscritti. Questa è una cosa importantissima. È uno scambio che avviene non solo nel mondo concreto, ma anche nel mondo sottile. Ed è uno scambio che non ha un circolo vizioso, cioè che non va a togliere, ma genera un circolo virtuoso, ovvero io darò sempre di più a voi perché mi sentirò sempre più responsabile e voi darete sempre di più a me perché questi contenuti diventano continuamente di qualità sempre più alta e sempre più persone hanno voglia di iscriversi a questo canale per poter usufruire di questi contenuti. Capite che circolo virtuoso si va a creare? E questo circolo virtuoso, esattamente come si è creato su Heller Channel e come va avanti su Heller Channel, traslato anche su Instagram, perché anche su Instagram ricevo le vostre email, è ovvio, c'è uno scambio e una comunicazione completamente diversa rispetto che su YouTube. Però esattamente come va avanti virtuosamente questo scambio, andrà avanti con i vostri obiettivi se voi riuscite a trovare il modo di inserire all'interno del vostro obiettivo dei passaggi di utilità per il vostro prossimo, per il vostro vicino di casa, per i vostri amici, per coloro che vi seguono, per la vostra famiglia, per i vostri figli. Ok? È tutto, si creano delle catene virtuose e l'universo non ne è indifferente, perché ricordatevi sempre che l'universo vi manifesta le opportunità che voi riuscite a vedere e che voi riuscite a cogliere, e se voi non siete pronti di quell'opportunità non ve ne fate niente. E quando voi siete pronti e pensate di non avere sostegno, se voi avete indirizzato il vostro obiettivo cercando di aiutare anche gli altri a raggiungere i loro, gli altri non avranno difficoltà ad aiutare voi a raggiungere il vostro obiettivo. Boh, credo di essermi spiegata bene, insomma spero di non essere stata troppo complicata nella spiegazione, è molto più facile, come la maggior parte delle cose, a farsi che a dirsi. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di condividerlo. Vi chiedo di condividerlo come vi chiedo di condividere ogni video che vi ha fatto fare qualche riflessione, ogni video che vi ha un pochettino portato più avanti nella vostra evoluzione, nei vostri cambiamenti, nel vostro voler raggiungere il vostro punto di felicità, il vostro goal, di fare goal nella vostra vita, ecco. Quindi se lo condividete, vi chiedo anche ovviamente di taggarmi, perché sarò felice di ricambiare il tag nella mia condivisione, ovviamente.
Io vi ringrazio per tutti i video che state già condividendo. Voi non sapete quanto mi fa piacere poter poi ricondividere a mia volta, magari su Instagram, taggandovi le vostre storie, i vostri consigli, i vostri selfie, il vostro semplicemente commento sul mio video. Ragazzi, veramente queste cose mi fanno crescere. È proprio lì che ci stiamo dando una mano insieme. Voi mi aiutate me e io spero tantissimo con tutto il cuore di poter aiutare voi. Questo canale è nato proprio per quello. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo anche di lasciarmi tanti like di supporto e soprattutto, per non perdervi nessun altro video di Heller Channel, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così YouTube vi manderà un piccolo messaggio ogni volta che pubblicherò un nuovo video. A me non rimane che salutarvi, questo era l'ultimo consiglio che vi davo, ma vi aspetto giovedì prossimo per fare un po' la conclusione di tutto questo percorso, tirare un po' le fila, fare un po' il bilancio della situazione e vedere insieme a voi e fare insieme a voi qualche riflessione finale a proposito di questa fantomatica legge dell'attrazione che nessuno pare che sappia come utilizzarla nella propria vita quotidiana. A me non rimane altro da fare che salutarvi, ringraziandovi tantissimo di essere stati con me fino alla fine di questo video e mandandovi il solito mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore. Ah, bentornati e bentornate! Qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è il primo video che aprite di questo canale. Allora, oggi video conclusivo di una rubrica importantissima. Abbiamo parlato di legge dell'attrazione e soprattutto abbiamo visto come metterla in pratica nella nostra vita quotidiana. Per cui, se volete fare un piccolo riassunto conclusivo e volete fare una piccola riflessione conclusiva insieme a me, non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi il solito bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, io mi auguro che questi video vi siano piaciuti, mi auguro che questi video vi abbiano fatto fare tante riflessioni, ma soprattutto abbiano fatto un pochettino di chiarezza su come utilizzare la fantomatica legge dell'attrazione. Per l'ennesima volta ripetiamo, la legge dell'attrazione cosa dice? La legge dell'attrazione dice che noi attraiamo ciò su cui siamo focalizzati. Quindi non ciò che ci piace, non ciò che non ci piace. Se noi siamo focalizzati consapevolmente o non consapevolmente su gioia, attrarremo condizioni, persone, eventi, esperienze che ci procureranno ulteriore gioia. Se noi più o meno consapevolmente siamo focalizzati sul lamento, sull'essere lamentosi, vittimisti e tristi e attrarremo nella nostra vita condizioni, esperienze, persone, situazioni per le quali dovremo essere ancora più lamentosi, ancora più tristi, vittimisti, eccetera, 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 eccetera. Per cui sta a noi decidere su cosa focalizzarci. Partendo da questo presupposto, ovviamente, come tutte le altre leggi, la legge dell'attrazione funziona sempre. Funziona come la legge della gravità: se vi buttate giù dalla finestra, cadete per terra e vi sfracellate al suolo. Su questo non c'è alcun dubbio. La legge dell'attrazione funziona nello stesso modo, ovvero se pensate positivo, sia che voi sappiate dell'esistenza di questa legge o non sappiate dell'esistenza di questa legge, funzionerà, arriveranno cose positive. Se pensate negativo, sia che voi crediate a questa legge, sia che voi non crediate a questa legge, arriveranno altre cose negative, ok? Quindi io questa cosa qui non ve la vorrei più ripetere, perché è proprio una legge, ok? È una legge. L'unica cosa che mancava forse a questo canale di fare, in realtà manca un po'
sul tubo, ma anche un po' ovunque, è proprio capire come fare per utilizzare questa legge esattamente come utilizziamo tutte le altre leggi, la legge delle leve, la legge delle forze, la legge di gravità, le utilizziamo tutte per il nostro vantaggio, utilizziamo le forze e la legge di gravità per poter volare sugli aeroplani e quindi per metterci 4 ore ad arrivare, che ne so, a New York, anzi 6 ore ad arrivare da Milano a New York, al posto che metterci 2 mesi in nave, ok? Quindi, tanto quanto utilizziamo per nostra utilità tutte le altre leggi, la cosa migliore da fare, al posto di continuare a chiedersi se la legge funziona o no, tanto funziona, ragazzi, la cosa migliore da fare è imparare a utilizzarla, ovvero imparare a focalizzarci sulle cose che noi davvero desideriamo. E come fare a focalizzarci sulle cose che noi davvero desideriamo? Utilizzando questi metodi di cui abbiamo parlato. Ovviamente, ragazzi, questa è una prima rubrica per chi si accosta alla legge dell'attrazione. Ci sono tutta una serie di altre, diciamo così, sfaccettature che non è possibile, cioè avrei dovuto fare una rubrica di 50 video, però 50 video praticamente è un anno perché esce un video alla settimana. Fatemi sapere se volete altre rubriche. Ci sono tutta una serie di altre piccole cose, per esempio le credenze limitanti, per esempio le paure, la gestione della rabbia, cose di cui abbiamo già parlato su Heller Channel e di cui non mi sentivo di dover parlare di nuovo in questo genere di rubrica. Io comunque vi ho dato degli spunti, vi lascio nelle schede tutti i video che saranno necessari, ma comunque li trovate tutti nella playlist sul divano rosso a casa di Heller. Cercate quella playlist e trovate veramente tutto ciò di cui avete bisogno. Oppure basta che me lo chiediate sotto nei commenti e ve la giro io la playlist. Adesso per il momento riesco ancora a farlo, state diventando un po' tanti e faccio un po' fatica a rispondere costantemente e soprattutto immediatamente a tutti, per cui abbiate veramente un po' di pazienza. Un'altra cosa che vi consiglio è di guardare nell'info box. Nell'info box, ovvero nel box informazioni che c'è tra il video e i commenti e la parte dei commenti, voi aprite quel box e lì dentro trovate tutta una serie di letture che sono le letture che ho fatto io e che faccio io quotidianamente. Vi ho lasciato anche il link di Amazon, così fate un click, cioè proprio più di così non potrei fare. Fate un click e vi arriva a casa, ok? Quindi più di così davvero non potevo spendermi, non potevo fare. Ovviamente siete liberi di comprare, di acquistare i libri dove volete. Io ovviamente gli autori non mi pagano per consigliarvi i loro libri, non mi interessa niente, fate quello che volete. Io ho cercato semplicemente di semplificarvi le cose e di renderle più immediate, in modo tale che sotto avete tutta una lista di libri che sono i libri che io personalmente ho acquistato e ho letto per potermi documentare e per poter utilizzare questa legge a mio piacimento. Oltre a quei libri io ho anche frequentato dei corsi, addirittura ho fatto dei percorsi che sono durati anni, percorsi di formazione, di crescita personale, di crescita interiore e tuttora io mi documento, studio, continuo nella mia crescita, perché ragazzi, chi smette di crescere muore, ok? In tutti i sensi, quando un albero smette di crescere muore, quando una persona smette di crescere muore, ok? Quindi se volete veramente tenere viva la vostra interiorità, cercate di continuare a trovare un momento di crescita, dedicatevelo, perché davvero credo che sia la cosa più importante da coltivare a livello proprio umano, ok? A livello interiore anche. Abbiamo visto quindi come fare delle liste, come organizzare i nostri pensieri, come uscire dal giudizio per poter fare delle liste scevre, come affrontare gli ostacoli togliendo il superfluo e reclutando partner, come collaborare. Abbiamo visto quanto sia importante la gratitudine e quanto sia importante e fondamentale sia per noi stessi come esseri umani, sia per la società, sia per la riuscita dei nostri obiettivi e sia per la legge dell'attrazione, essere in grado di aiutare gli altri. Quindi questa cosa qua è fondamentale, ragazzi, è una cosa veramente fondamentale. È fondamentale anche proprio a livello tecnico. Se tu
crei del valore per gli altri hanno bisogno di te e quindi verranno a cercarti e quindi creeranno del valore per te, ok? Quindi ragazzi, io tutto quello che poteva venirmi in mente l'ho fatto, in pratica siamo stati insieme 3 mesi, sì, 3 mesi interi, quindi agosto, tutto settembre e ottobre. Oggi dovrebbe essere il 31 ottobre se i miei calcoli non sono sbagliati, perché ho stabilito appunto che la rubrica doveva uscire un giorno alla settimana, iniziando il 1 agosto dovrebbe concludersi il 31 ottobre. Da prossimo mese ovviamente ci sarà un'altra rubrica, ancora non la so perché come sapete le rubriche le registro tutte in giornata, e abbiamo passato 3 mesi insieme, per cui io credo che se voi davvero avete seguito quello che abbiamo condiviso durante tutti questi giovedì, ad oggi qualche risultato dovreste averlo visto. Se è così, vi chiedo di farmelo sapere sotto nei commenti. Perché? Perché ovviamente, oltre al fatto che sarò molto felice per voi e sarò molto orgogliosa di aver creato una rubrica che vi ha fatto ottenere i vostri obiettivi, io vorrei veramente tener conto dei vostri feedback, perché è esattamente come nel video sulla cellulite, il video sui brufoli, dove mi dite ah funziona, 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 io allora posso lavorare ancora di più su quella tematica e vedere come migliorarla ulteriormente. Così, nello stesso modo, anche queste tematiche. Quando voi mi dite, cavoli, questa rubrica mi ha aiutato, funziona, adesso mi sta andando così, io so che questi contenuti sono utili e posso elaborarne degli altri, magari nuovi o magari con delle novità, con dei cambiamenti che possono esservi altrettanto utili. Per cui vi chiedo veramente molto umilmente di farmelo sapere qui sotto nei commenti. E se questi video vi hanno fatto fare qualche riflessione importante, vi chiedo anche di condividerli, esattamente come vi chiedo di condividere tutti i video che vedete che vi hanno fatto fare delle riflessioni, perché è bellissimo farci 4 risate con i video divertenti, con i video dei gattini, farci, non so, tante dolcezze con i video dei bambini. È bellissimo ragazzi, anche io li guardo e li guardo molto spesso, però è altrettanto bello fare le riflessioni con i video che ci fanno veramente funzionare questo e ci mettono in moto tutta una serie di comportamenti che ci aiutano a diventare persone migliori, esseri umani migliori, che creano delle società migliori, e veramente credetemi, ne abbiamo bisogno, ve lo dico veramente con tutto il cuore. Per cui ragazzi, io vi ringrazio fin da adesso, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò e scoprire insieme a me quale sarà la prossima rubrica che partirà dal mese di novembre. A me non rimane che salutarvi con tutto il mio cuore, veramente con tutto il mio cuore, vi mando il solito mega 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 bacio e tantissimo ma tantissimo amore.